Come sempre ci prendiamo qualche minuto per attendere che tutti i partecipanti si possano collegare. Come sapete questa ormai è l'ultima tappa del nostro percorso MOOC anche se eh, vi ricordo che probabilmente dopo questo percorso qui ce ne sarà un altro per i cittadini però sverterà su un altro tema perché sarà sulle competenze digitali appena appunto se, probabilmente partirà nel secondo semestre di questo anno quindi a partire da settembre fino a dicembre appena avremo poi qualche formazione maggiore come sempre utilizzeremo i canali sia della um, regione siciliana che del per, uh, uh, per informarvi, uh, vi ricordo appunto che questo percorso è stato offerto dalla regione siciliana, che ringraziamo per aver accolto questa proposta di poter fare un percorso per i cittadini per informarli su quella che è tutta la nuova programmazione dell'Unione Europea. E oggi diciamo come ultima tappa. Um, parliamo dei primi passi nella progettazione europea nell'ambito dei finanziamenti diretti. Il relatore è la collega Raffaella Scordino, che probabilmente avrete avuto modo già di eh, incontrare in altre occasioni, che ha una ampia esperienza in presentazione di progetti, perché lei, così come me, in realtà lavoravamo all'Ufficio internazionale del Formex, dove diciamo un po' eh, la presentazione di progetti europei era il nostro pane quotidiano e devo dire anche con successo perché poi alla fine eh, ne abbiamo vinti eh, moltissimi. Uh, vi ricordo pure ancora che sono in corso le lezioni d'Europa, che sono quelle lezioni che noi organizziamo in partenariato con lo Europe Direct del um, Consorzio Universitario di Trapani e con lo Europe Direct di, uh, dell'Università di Siena. Uh, dove abbiamo l'11 maggio un'ulteriore tappa per celebrare la Festa dell'Europa del 9 maggio, eh, che ha proprio come titolo l'integrazione europea come progetto di pace. Ci saranno come sempre dei docenti universitari dell'Università di Siena che appunto faranno un po' una ricostruzione eh, di quelle che sono state le principali tappe ehm, che hanno poi portato a questo progetto di pace eh, in Europa. Eh, avremo di nuovo tra i relatori il professor Pasquinucci che voi avete avuto modo di conoscere in una delle tappe iniziali di questo eh, percorso MOOC. Le ultime tre tappe delle elezioni d'Europa, invece, sostanzialmente sono una ripetizione delle tappe di questo percorso qui, perché parleremo di nuovo di fonti di informazione parleremo di nuovo di una panoramica sui finanziamenti diretti con una piccola diciamo differenza che in questi giorni stanno approvando nuovi, cioè, nuovi strumenti finanziari quindi li stanno adottando ufficialmente e quindi potremmo dare qualche piccolo aggiornamento rispetto alla puntata che abbiamo fatto la scorsa settimana e poi ci sarà di nuovo uh, Raffaella che parlerà di uh, progettazione quindi essenzialmente diciamo per voi quella che può essere utile la tappa della prossima settimana quando appunto ce faremo la seconda eh, puntata eh, della festa dell'Europa con questa nuova eh, sezione. Eh, in più vi devo dire una cosa, il 4 maggio abbiamo, fatto, abbiamo organizzato l'evento nazionale di lancio della piattaforma della conferenza sul futuro dell'Europa. Eh, vi volevo diciamo informare che prevediamo... Un'ulteriore tappa di presentazione della conferenza sul futuro dell'Europa il 18 maggio, e questa tappa verrà organizzata nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta, dove ci sarà un relatore sempre della Commissione europea eh, in realtà da Bruxelles parlerà il coordinatore delle reti europee che appunto farà un focus sulla conferenza sul futuro dell'Europa. Ma poi avremo anche dei relatori del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento per le riforme istituzionali dove parleranno di eh, partecipazione e di strumenti per la partecipazione a livello nazionale. Eh, il programma non è stato pubblicato, ma lo sarà a breve, quindi tra pochi giorni, quindi come sempre seguite i nostri canali ehm, per essere aggiornati su questo evento, quindi vi consiglio di guardare su sia eventi.pa.formex.it come sempre vi, vi ricordo anche di iscrivervi alla newsletter disponibile sul sito Europa.formez.it e in più questo evento sarà pubblicizzato uh, sul portale e-gov. Uh, del, uh, del governo dove appunto uh, verranno dati uh, tutte le informazioni relativi a tutti gli eventi che saranno organizzati in occasione della uh, uh, settimana aperta. Il uh, sito di riferimento è open.gov.it. Uh, diciamo che io avrei uh, terminato questa breve presentazione. Come sapete, alla fine di questo percorso verranno certificate le vostre frequenze e poi vi sarà rilasciato un testato di partecipazione. Non ce le chiedete dal giorno dopo perché dobbiamo un attimo elaborare i dati, quindi non saranno sicuramente disponibili prima di uh, un paio uh, di settimane. Vi ricordo eh, però prima di poter procedere all'attestazione diciamo, all delle presenze di compilare l'anagrafica così come più volte vi ha eh, ricordato Fabio Ballor eh, attraverso il forum. Uh, tra l'altro essendo questa l'ultima puntata volevo approfittarne per ringraziare anche tutto lo staff che ha lavorato in back office all'organizzazione di questo percorso MOOC, quindi ringrazio Fabio Ballor, eh, Giorgia Gasbarro. Eh, ringrazio anche Marta Ferrantelli. Comunque, tutto lo staff eh, del Formez che ha contribuito alla buona riuscita di questo percorso. Ora lascerei la parola a Raffaella perché non voglio sottrarle eh, tempo prezioso visto che l'argomento oggi è molto interessante. Grazie, Claudia. Buongiorno Grazie Claudia, Prego, buongiorno stai. a tutti e bentrovati. Eh, io ti inviterei Claudia, mh, poi se vuoi restare in video comunque a intervenire e integrare, perché appunto Claudia raccontava eh, dell'esperienza che abbiamo condiviso quando c'era l'ufficio attività internazionale El Formez, quindi abbiamo affiancato le pubbliche amministrazioni, eh, sia centrali che locali, insieme eh, proprio per promuoverne quanto più possibile la partecipazione all'iniziativa ai progetti eh, comunitari ai progetti europei quindi claudio insomma ti invito a, a integrare dove ritieni insomma a fare a partecipare insieme a me a questa a chiacchierata introduttiva proprio sui primi passi eh, della progettazione europea come presentare un progetto europeo quello che cercheremo di vedere oggi insieme nella chiacchierata che faremo insieme ehm, sono in, innanzitutto un po una caratteristica eh, di quelli che sono ehm, o comunque una panoramica dei requisiti eh, dei che devono avere i progetti europei perché l'Unione Europea, perché la Commissione li ritenga finanziabili e possa erogare appunto il relativo contributo. Parleremo quindi delle call for proposal, ne vedremo alcuni esempi, eh, lo faremo con un approccio eh, molto pratico, cioè navigheremo insieme se la connessione ce lo consente e non, se non ci saranno problemi, cercheremo di vedere insieme il portale eh, UTender. Eh, del, appunto, della Commissione europea dove si trovano tutte le call for proposal eh, e cercheremo appunto di esplorarlo, di navigarlo eh, insieme vedendo nelle diverse sezioni eh, parleremo ovviamente del partenariato già negli appuntamenti precedenti in cui la collega vi ha parlato dei programmi comunitari e vi ha parlato anche delle fonti di informazione. Eh, C'erano state da parte vostra molte domande proprio su come si costituisce un partenariato. Quindi oggi cercheremo di vedere un po' quelle che sono le caratteristiche eh, che deve avere un partenariato, che è un elemento strategico, oggetto di valutazione. Quindi, è appunto un elemento molto importante nell'ambito della uh, proposizione di proposte progettuali ehm, europee. E poi faremo solamente un richiamo ad alcuni spunti metodologici che vi suggeriamo di uh, vedere e di approfondire, proprio perché sono fondamentali per garantire uh, diciamo una buona qualità delle proposte progettuali e come vedremo la Commissione punta molto su criteri di qualità che appunto vedremo insieme fra uh, un pochino. E poi in ultimo un accenno alla parte finanziaria, al budget. Il budget è la traduzione in termini finanziari di tutta la parte tecnica delle attività che realizziamo, eh, quindi vedremo appunto un po' quelle che sono le spese ammissibili e quelli che sono eh, i principi generali. Quindi eh, riprendendo un po' quella distinzione che aveva fatto, che vi aveva introdotto la collega negli appuntamenti precedenti, noi ci collochiamo qui nell'ambito dei programmi. Tematici che sono una componente dei finanziamenti a gestione diretta, eh, l'altra componente è quello dell'assistenza esterna, di cui ovviamente non parleremo. Forse ehm, potremo prevedere un appuntamento futuro per fare un aggiornamento dei programmi di assistenza esterna sempre a gestione diretta nel corrente periodo di programmazione. Eh, ricordo che come Centro Europe Direct ehm, eh, avevamo anche organizzato un webinar eh, nel 2018. Proprio per presentare i programmi e come funzionano i finanziamenti di questi programmi di assistenza esterna, eh, chissà che non si riesca a fare un aggiornamento anche per il 21-27. Dicevo, oggi quindi ci concentriamo sui programmi tematici, quei programmi che eh, ampiamente ed esaustivamente vi ha presentato Claudia Salvi nell'appuntamento precedente. I eh, programmi tematici che appunto sono quegli strumenti finanziari attraverso cui l'Unione Europea promuove, finanzia, sovvenziona, come vedremo a breve, una serie di iniziative eh, e di, di azioni progettuali per raggiungere obiettivi. Eh, prefissati eh, che si è data nei diversi ambiti di eh, competenza, nelle varie tematiche di, di competenza. Quindi programmi nell'ambito del quali a differenza dei fondi a gestione indiretta, quindi dei cosiddetti fondi SIE, in questo caso si crea un legame contrattuale diretto attraverso la Commissione europea e ehm, le direzioni competenti che gestiscono i diversi programmi tematici o agenzie delegate tecniche della Commissione appunto il beneficiario, il proponente eh, della proposta che diventa appunto il beneficiario del eh, finanziamento. Per intenderci parliamo di tutti questi programmi, ci riferiamo alla presentazione di proposte progettuali nell'ambito eh, di questi programmi che la collega vi ha presentato la volta precedente. Vi segnalo proprio l'aggiornamento quasi in tempo reale che fa. Proprio Claudia, perché come vedete quelli segnalati sono quelli eh, già approvati, tutti gli altri sono ancora proposte. Come vedete ehm, nel titolo che reca tra parentesi appunto la precisazione che ancora l'atto definitivo regolamentare non è stato eh, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. però vi segnalo che Claudia proprio ieri ha, eh, come vedete, eh, aggiornato. Ehm, il programma giustizia, che non è più una proposta e che è diventato, è stato appunto approvato unitamente a quello cittadini, cittadini eh, uguaglianza, diritti e valori. Eh, rispetto al programma giustizia, vedremo oggi un esempio di, di call, eh, ne vedremo una anche del programma Erasmus e cercheremo di scorrerle insieme per vedere un po' le caratteristiche che richiede la Commissione europea eh, nelle diverse, nei diversi bandi. Nelle diverse call uh, for proposal parlando di progetti europei, ovviamente ci riferiamo a quei progetti che ricevono delle sovvenzioni dalla Commissione europea. E quindi precisiamo che ci ehm, riferiamo esclusivamente alle sovvenzioni e non ai cosiddetti tender, alle gare di appalto. In questa slide non so se è ben leggibile, eh, mi auguro di sì. Comunque si vede bene la differenza fra le due tipologie, ovviamente la sovvenzione come già. Vi aveva accennato la collega nell'appuntamento dedicato alle fonti di informazione, eh, la sovvenzione è un è, intanto ha una natura prettamente istituzionale. Quindi ha un obiettivo istituzionale perché con un approccio dal basso va a sovvenzionare eh, progettualità che appunto vengono al basso per il raggiungimento di obiettivi che però sono istituzionali, gli obiettivi specifici che si prefigge eh, ciascun programma eh, nell'ambito tematico di eh, riferimento, diversamente invece dal, da, dai tender, dalle gare di appalto, eh, che invece sono, hanno una natura commerciale, quindi destinata all'acquisizione. Di beni e servizi o la realizzazione di opere. Uh, nel caso delle sovvenzioni e quindi dei grant, iniziamo a usare questo termine che appunto in inglese si dice grant, um, e questo è il linguaggio che usa la Commissione Europea. Nel caso del grant, ovviamente. Il, come dire, il proprietario, il titolare dei risultati raggiunti è ovviamente il beneficiario, il consorzio beneficiario eh, della sovvenzione, mentre nel caso delle attività commerciali, attraverso i tender, è dell'autorità contraente della contracting authority, come si dice. Um, il finanziamento è diverso, perché nel, in quelli negli interventi di natura commerciale, quindi nelle gare d'appalto, viene finanziato al 100%, le sovvenzioni, come già vi è stato anticipato e come rivedremo meglio oggi, prevedono assolutamente un cofinanziamento. Normalmente il cofinanziamento, come vedremo, della Commissione eh, si attesta tra il 50 e il 90 per cento, e quindi questo vuol dire che la quota residua deve essere, remessa, essere resa disponibile eh, a cura dei beneficiari del finanziamento e quindi dei proponenti delle proposte progettuali. La procedura che oggi vedremo che si riferisce alle sovvenzioni appunto è quella delle call for proposal, cioè dell'invito a presentare proposte, diversamente dalla call for tender, l'invito a presentare offerte nel caso della gara di appalto. E poi eh, soprattutto la sovvenzione non consente una finalità di lucro, proprio perché è per finalità istituzionale, quindi se un intervento progettuale, come vedremo più avanti, per qualche motivo dovesse generare dei margini eh, per i beneficiari, per il consorzio proponente, questi dovranno essere dedotti poi dalla quota eh, che è di sovvenzione eh, dell'Unione Europea, proprio perché non è consentito diversamente invece dalle gare di appalto eh, e quindi appunto ehm, vedete appunto come la sovvenzione è un approccio dal basso perché con queste call for proposal la Commissione europea invita eh, tutti i soggetti ehm, eh, a livello UE di tutti gli stati membri a presentare progettualità dal basso che quindi rispondano a esigenze al soddisfacimento di esigenze, di bisogni eh, che hanno nel, per il raggiungimento però di obiettivi eh, istituzionali, che sono quelli specifici di ciascun eh, programma. E, e quindi, come vedremo ehm, a breve, nel caso della sovvenzione, quando presentiamo: una proposta progettuale, eh, i criteri principali sono appunto di natura qualitativa e vedremo che cosa si intende per qualità ehm, a breve. Quindi incidono molto la qualità della proposta. L'aspetto finanziario, come vedremo, incide, ma incide un pochino meno rispetto invece a quello delle. Eh, dei tender dove appunto è oggetto di valutazione la qualità della proposta insieme all'offerta economica. E come vedete, cioè, come già detto, c'è cioè un finanziamento del 100%. Um, in questa slide vi ho rappresentato nella parte superiore un ciclo di gestione del progetto che probabilmente già uh, conoscete, anzi, magari vi chiedo in chat un feedback, uh, chi di voi già. Um, a conoscenza, insomma, di, di queste che di, ha mai parlato di Project Cycle Management assenti, a conoscere insomma l'ala la, eh, perfetto. Immagino che molti di voi, la maggior parte di voi, li conoscerà e questo richiamo è proprio per intanto um, sottolineare l'importanza di adottare nello sviluppo di una proposta progettuale, come suggeriremo a breve e come vedremo a breve, proprio del, degli strumenti metodologici che ci aiutino appuntare sulla qualità uh, del progetto. E in questa slide appunto vediamo il ciclo di gestione del progetto che parte dalla programmazione, uh, che è quella che fa la Commissione europea annualmente o, con base, o diciamo, su base annuale o multiannuale, come vedremo. E poi c'è la fase di identificazione e di formulazione che coincide fondamentalmente rispetto all'iter progettuale che vi ho riportato giù proprio con la formulazione dell'idea eh, progetto a cura del eh, partenariato. Um, eh, perché sono tratteggiate queste, queste, queste caselline dell'idea progetto e del partenariato? Le ho volute tratteggiare appositamente proprio per mettere in evidenza come in realtà non sono fasi distinte di questo iter progettuale, ma l'auspicio. Della Commissione è sempre altamente raccomandato, e lo vedremo anche specificamente in una call come lo richiedano, eh, che il il pa i partner siano attivamente coinvolti nella formulazione dell'idea progetto. Cioè l'idea progetto, come vedremo, non deve essere. È un elemento che richiede molto rigore metodologico. Ehm, e, e non deve essere come dire un esercizio tra virgolette desk ma mh, come vedremo poi con degli spunti metodologici che vi invitiamo ad approfondire eh, in autonomia eh, richiede proprio eh, soprattutto per quanto attiene alla fase di identificazione e formulazione ci si, ci si riferisce proprio alla fase di un po' quella che è la progettazione di massima che scaturisce Dall'analisi del contesto, dall'analisi dei problemi ehm, di un contesto che vogliamo risolvere e dalla cui formulazione in termini positivi si evincono, si derivano, diciamo, gli obiettivi che il progetto vuole raggiungere. Poi con la fase di formulazione, dalla fase di identificazione si passa alla fase di formulazione e quindi da una progettazione di massima scaturita da questo lavoro fondamentale di analisi dei bisogni che il progetto vuole andare a risolvere, a incidere, a cui vuole produrre una, una soluzione fondamentalmente, dobbiamo arrivare e scendere a un livello operativo di dettaglio maggiore, quindi a una progettazione esecutiva ehm, che coincide proprio alla preparazione vera e propria. Del progetto, cioè alla definizione di quelle attività che determinano con un nesso eh, di causalità determinati risultati che concorrono al raggiungimento degli obiettivi che eh, ci siamo dati. Fondamentalmente, con la fase di formulazione e di progettazione esecutiva, definiamo quella che è la logica di intervento eh, del nostro progetto. E questo, come vedremo, nelle call è considerato un elemento di forte attenzione, di, di mh, cui la Commissione ovviamente presta particolare ehm, attenzione eh, nel valutare le proposte meritevoli di eh, ricevere una sovvenzione. Dicevamo, dopo la fase di formulazione c'è cioè la fase appunto del finanziamento, quindi la Commissione europea, come vedremo, lancia queste call for proposal attraverso il portale che visiteremo insieme a breve e, e coincide per quanto riguarda l'iter progettuale ovviamente alla presentazione della proposta da parte del consorzio proponente insomma del partenariato e in caso di aggiudicazione si procede con la fase di contrattualizzazione che porta quindi dal finanziamento alla realizzazione. Cioè si prepara il, contract, il grant agreement, il contratto, l'accordo contrattuale eh, che disciplina l'implementazione delle attività progettuali, quindi un accordo tra la Commissione europea nella, rappresentata dalla DG competente e il ehm, partenariato rappresentato dal capofila, dal lead partner, come vedremo a breve, eh, viene definito questo impegno contrattuale, questo grant agreement, eh, agli esiti del quale eh, poi parte la fase di realizzazione, quindi di implementazione delle attività progettuali e che deve essere in qualche maniera, diciamo, regolamentata, disciplinata da un consortium agreement, come si suole definire, o un partner agreement, cioè un accordo fra tutti i partner che chiarisca bene ruoli, compiti, funzioni e responsabilità eh, di ciascuno rispetto alle attività progettuali che sono sovvenzionate dall'Unione Europea. E poi vediamo come il ciclo di progetto si chiuda con la valutazione eh, di questi progetti, dal, di cui esiti scaturiscono. Normalmente eh, elementi per riprogrammare, quindi che la Commissione utilizza per riprogrammare eh, l'implementazione nei diversi piani di lavoro annuali, l'implementazione appunto del ehm, programma. Eh, per presentare una proposta di progetto è fondamentale. Qui vedete un po'. Ehm, tutti i documenti di riferimento. Ovviamente si deve partire dal programma, quindi dal regolamento che istituisce eh, il programma mh, tematico che a noi interessa, che tratta appunto il tema eh, nell'ambito del quale eh, operiamo. E vi ho segnalato in giallo il programma di lavoro. Che può essere per alcuni programmi annuale, per altri programmi su base pluriannuale, eh, quindi può essere biennale, quadriennale. Questo programma di lavoro è fondamentale. Quindi, un primo suggerimento che ci sentiamo di. Di darvi una volta che voi operate in un settore e quindi come dire, avete un'idea che volete sviluppare, andate subito ad approfondire come già vi suggeriva Claudia Salvi negli appuntamenti precedenti. Il programma dovete conoscere bene il programma, quelle che sono le sue priorità, gli obiettivi che si, che si prefigge È il programma e il relativo programma di lavoro. Proprio perché eh, disciplina, declina, dis specifica bene, dettaglia come la Commissione intende attuare eh, gli obiettivi di quel programma nelle diverse annualità. Quindi c'è anche una programmazione finanziaria, si dice nelle diverse annualità quanti, che tipo di, con che procedura andrà a realizzare, eh, a erogare le, gli interventi, le sovvenzioni a finanziare. I diversi interventi. Eh, il programma di lavoro so, ovviamente è disponibile insieme alla mh, decisione di approvazione sul sito, della, sul sito web della direzione mh, generale della commissione competente per, per quel programma tematico e comunque anche su, eh, fondamentalmente poi anche sul portale dei eh, partecipanti che vedremo. A breve il testo del bando, quindi per intenderci la call for proposal come la chiama la Commissione europea, di cui vedremo a breve leggeremo insieme mh, due esempi di, di call, che è fondamentale perché ci dice tutta una serie di informazioni preziosissime. Quindi una lettura attenta del bando, della call for proposal, incrociata con una precedente eh, conoscenza, approfondimento di quello che prevede il, la decisione di approvazione del programma e soprattutto il programma di lavoro attuativo per diverse annualità sono come dire, vi forniscono il contesto ehm, fondamentale da cui partire per poi elaborare eh, le vostre proposte progettuali. Perché come vedremo a breve uno dei criteri che la Commissione adotta è proprio di valutare l'aderenza della proposta progettuale alle priorità che si prefiggono i diversi programmi si parla in tal senso proprio di rilevanza, il criterio della rilevanza che vedremo um, a breve e poi um, sul portale dei partecipanti ci sono tutta una serie di documenti utili, intanto la guida per i candidati che è la guida proprio che accompagna uh, che fornisce tutte le informazioni che, necessarie ai proponenti rispetto a, a, appunto alle specificità um, dei, diversi, dei diversi programmi e il formulario, questa è un po' una novità perché in precedenza le proposte progettuali venivano trasmesse in cartacee e quindi dovevano essere trasmesse eh, diversamente, ora invece il formulario è online attraverso il portale che cercheremo di navigare mh, in diretta mh, insieme. E, mh, Scusate, non mi si muove, ecco qui. Quindi dicevamo fondamentale l'invito li a presentare proposte che ci definisce le finalità, gli obiettivi, lo scopo che si prefigge la call, definisce um, quali soggetti possono presentare, quindi quelli che possono essere i beneficiari, i soggetti che possono proporre. Lo vedremo, che caratteristiche devono avere, che requisiti minimi devono avere in termini numerici, in termini di, ehm, di distribuzione geografica, cioè di coinvolgimento minimo di stati membri, perché è un elemento mh, che forse ho omesso di precisare prima, che i programmi tematici prevedono come elemento fondamentale. Hanno una natura trasnazionale, quindi il partenariato deve necessariamente essere eh, trasnazionale, quindi coinvolgere più stati membri o, come vedremo più avanti, eh, gli, più stati di quelli aderenti, associati al, al programma. Insomma, poi dicevamo, eh, la call ci fa vedere appunto, ci dice la dotazione finanziaria che è disponibile per quella. Per questo appunto per, per la specifica call, i criteri di selezione delle proposte di aggiudicazione di, delle proposte, e poi proprio le procedure, i termini eh, per la presentazione delle proposte. Questo è un esempio di call che temo, non vediate purtroppo perché le slide sono in PDF. Il PowerPoint oggi, la piattaforma non lo gradiva e quindi abbiamo dovuto ripiegare su delle slide in PDF, però ehm, vi proporrei, se siete d'accordo, ehm, di analizzare insieme. Ehm, la, due fish, uh, due, due, due esempi di call for proposal, uh, scorrendole molto rapidamente e prescindendo dalle tematiche. Uh, io ricordo che qualche partecipante negli appuntamenti precedenti aveva manifestato interesse per il programma LIFE, quello il programma che copre quindi le tematiche del. Um, del clima e dell'ambiente. Ehm, purtroppo non, non ce ne sono, non sono neppure ancora previsti di prossimo avvio, non ne ho trovate. Per cui eh, vi presenterei, se siete d'accordo, una scorrerei insieme a voi molto rapidamente una call for proposal nell'ambito di questo programma. Justice, che notate è, uh, è questo infatti è l'indice che vi riproponevo nella slide, um, e vi sottolineo che non entriamo nel merito del tema, perché ovviamente mh, voi avrete interessi diversi, non so chi di voi possa avere interesse per uh, operi nell'ambito uh, giudiziario, quindi possa avere interesse ad approfondire il tema della cooperazione in questo settore, gli obiettivi specifici del programma. Quindi ovviamente prescinderemo dal tematismo ma scorreremo come dire, il framework, la cornice, la struttura di questa, di questa call per vedere come sono strutturate, cosa richiedono e soprattutto come dobbiamo leggerle, a quali elementi prestare attenzione. In realtà dobbiamo prestare attenzione a tutto e leggerle molto molto attentamente. Quindi dicevo questo è un po' l'indice come vedete, eh, definisce il background, quelli che sono gli obiettivi che si prefigge la call e quindi da qui si misura poi come vedremo fra un pochino la cosiddetta rilevanza, viene valutata la rilevanza del progetto, cioè l'aderenza della, pro... della nostra proposta progettuale agli obiettivi che si prefigge la Commissione con il lancio della specifica Call e quindi appunto le tematiche, le attività che possono essere finanziate, quindi questo lo dobbiamo leggere attentamente, stando attenti appunto a non proporre attività che già sappiamo che la Call non prevede e poi appunto il budget è disponibile, eh, la tempistica e le deadline, i criteri di ammissibilità, di elegibilità e, e quant'altro e lo vedremo eh, scorrendo brevemente. Io per cercare di facilitarvi la... Eh, lettura eh, ho cercato di sottolineare alcuni, alcuni, alcuni elementi, ovviamente ripeto non entriamo nel merito, questo specifica una call for proposal per azioni per supportare progetti transnazionali per rafforzare eh, la tutela dei diritti delle persone eh, sospettate o accusate di crimini e i diritti delle vittime eh, di crimine quindi una tematica molto specifica ne siamo consci, eh, però ripeto la struttura, gli elementi di questa fish si ritrovano anche in tutti gli altri programmi con alcune peculiarità ma le strutture come vedremo sono, sono le stesse e... e vi segnalo appunto intanto come la stessa call, un primo step importante e come vedremo anche più avanti eh, per presentare un progetto è molto utile lo consiglia per esempio come vedete qui evidenziato la call stessa è consultare eh, sul sito eh, eh, dove trovate la call anche la sezione progetti finanziati precedentemente. Perché è molto utile conoscere eh, i progetti che il programma ha finanziato precedentemente. Ehm, per in qualche maniera dimostrare anche in fase di formulazione del progetto che siamo a conoscenza di quello che è stato realizzato e che non proponiamo delle, 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 come dire, delle ripetizioni. Anche perché, come vedremo, ehm, scoprire i progetti finanziati è sul sito lo vedremo a breve, c'è proprio una sezione database è possibile anche vedere non solo i progetti già finanziati che risultati hanno raggiunto ma anche eh, con che importo finanziario e con quale partenariato quindi questo ci potrebbe aiutare anche eh, per trovare nuovi partner alla nostra idea progettuale è una cosa molto importante che vi sottolineiamo perché coinvolgere eh, partner che hanno già avuto esperienza ehm, su quello specifico programma ci facilita molto vuol dire che conoscono già le regole del gioco vuol dire che conoscono già le priorità del programma, quindi può essere assolutamente un plus un valore aggiunto. E torniamo un po' appunto a scorrere rapidamente la colla. Come vedete, quindi c'è tutta una sezione di background che qui noi ovviamente sorvoliamo perché abbiamo detto che nel tema non entriamo, definisce quelli che sono gli obiettivi, eh, del, gli obiettivi e le, le priorità eh, del programma. Del, di questa call, nello specifico dice che questa call per gli anni 2021-2022 sono eh, rafforzare l'applicazione del diritto penale con riferimento alle tutele delle persone accusate o sospettate di un crimine, quindi la parte diciamo, del, del, del procedimento eh, giudiziario e l'altra priorità è quella della tutela dei diritti. Ehm, delle vittime. Allora, ehm, in giallo vi ho segnalato gli elementi positivi, cioè quelli che il progetto, gli elementi da considerare, in rosso gli elementi eh, critici. Eh, qui per esempio vedete, ovviamente è tutto in inglese, questa era un po' la premessa, sia il portale che vedremo che i documenti di progetto, trattandosi di progetti europei, di progetti transnazionali, ovviamente la, la, la lingua di lavoro ehm, e l'inglese, tutti i documenti, i documenti di programma, di, dei programmi sono tutti in inglese e quindi vedete che qui per esempio dice che i progetti devono assicurare dei benefici pratici e un impatto attraverso adottando un approccio che sia sensibile alle questioni di genere per dei target group sarà valutato positivamente più favorevolmente più positivamente rispetto a quei progetti più teorici eh, che consistino in attività di ricerca o in attività di analisi, in attività analitiche. Quindi già questo è un primo suggerimento. Vogliono progetti che siano di impatto concreti e non progetti teorici eh, che di ricerca o, o di analisi, in questo caso. Vediamo invece che poi in altre call le azioni di studio e analisi sono magari eh, finanziate. Ecco perché è importante leggere ciascuna call, perché ogni call è a sé. Diciamo che detta le regole specifiche a cui dobbiamo uh, attenerci. Uh, I progetti valutati positivamente di, su, di, di successo dovranno assicurare un facile accesso e una più ampia disseminazione dei risultati. Quindi noi già questo è un altro elemento, dobbiamo prestare particolare attenzione nell'elaborazione della nostra idea progettuale alla componente valorizzazione e disseminazione dei risultati delle attività progettuali perché evidentemente presteranno particolare attenzione a questo aspetto eh, ancora in rosso quindi elemento di criticità i progetti di, fondamentalmente di monitoraggio della trasposizione legale degli strumenti eh, nel, ne, in ambito nazionale non saranno finanziati quindi anche qui una lettura attenta del bando ci dà un po le dritte su eh, il taglio eh, che dobbiamo dare al, alla nostra idea eh, progettuale. Scorriamo ancora perché qui c'è tutto un richiamo delle direttive di riferimento e ovviamente noi prescindiamo dalla tematica e quindi vado avanti. Vi segnalo che le attività. Claudia? No, volevo solo aggiungere dire una cosa? qualcosa. Stai, stai facendo vedere giustamente una, un invito a presentare le proposte di in spese. In genere vengono pubblicati in lingua inglese, però tenete presente che alcuni di questi vengono pubblicati eh, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Quando vengono pubblicati eh, in Gazzetta Ufficiale, in realtà, riuscite a trovare il testo anche in italiano. Eh, però poi chiaramente tutti gli altri documenti che sono la guida per i proponenti e il formulario poi diventa in inglese, però può essere un, diciamo una facilitazione. Il problema è che non tutti gli inviti a presentare proposte vengono però pubblicati sulla gazzetta ufficiale. Solo questo volevo ricordare, questo piccolo particolare. No, no, hai fatto benissimo, però appunto come dici poi la formulazione del progetto, il, il form, l'application form è in inglese, è tutto in inglese, quindi tanto vale familiarizzare anche eh, con i documenti di programma insomma in inglese e ci può essere utile poi per quando. Comunque eh, a volte, come diceva Claudia, si può trovare anche la versione in, in lingua madre, in, in italiano e quindi sicuramente è un elemento di facilitazione. Allora, qui il progetto elenca le attività che possono essere finanziate rapidissimamente, mutual learning, quindi apprendimento reciproco, scambi di buone pratiche, sviluppi di metodi di lavoro che possono essere trasferibili agli altri parte paesi, partecipanti, ehm, o sistemi informativi, sviluppo eh, di sistemi informativi, di condivisione delle informazioni, capacity building, quindi accrescimento delle... Senza entrare nello specifico, una serie di attività, quindi ve lo segnalo perché dobbiamo, le, le FISH sempre precisano le attività che possono essere finanziate, quindi. Grande attenzione eh, a questa parte. Ancora in rosso viene precisato che eh, il funzionamento di un normale, ordinario, di un'organizzazione o il setup, quindi la creazione di una nuova organizzazione non può essere eh, finanziata. E qui ci mh, sono rappresentati gli impatti attesi, quindi i risultati attesi che eh, il programma si attende da, dai progetti presentati a Valere su questa collo. Sono distinti per una priorità e per l'altra. Ripeto, prescindendo dal tema, non li vedremo. Uh, budget disponibile, come, vi, come vedevamo prima la call indica appunto il budget che è disponibile, quindi in questa specifica uh, con una dotazione di una euro, um, questa è la capienza massima. Saranno finanziati i progetti. Eh, fino al concorrenza, fino a capienza di questo di questo importo. Eh, come vi segnalavo prima, questo è uno dei del delle delle del, del, del call for proposal che ancora deve essere lanciata, probabilmente sarà lanciata la settimana prossima. Questo perché ve lo dico perché molto spesso quando navigheremo sul sito lo vedremo, eh, i bandi, le call for proposal si possono trovare sia per stato, quindi sia in stato aperto che in stato di Prossimo lancio di previsione, questa nello specifico era già da un po' che era prevista. Quindi andare a chiarire un po' l'idea che abbiamo, l'ambito, cioè l'idea progettuale che vorremmo sviluppare nel nostro ambito di competenza. Il suggerimento è di andare a vedere sempre, di consultare sempre eh, il portale. Eh, proprio perché ci aiuta a volte a giocare d'anticipo, cioè vedere pubblicata in anticipo rispetto alla eh, data effettiva eh, di lancio e quindi da cui si può... Si deve partire per presentare la proposta, può essere utile perché ci fa guadagnare tempo fondamentalmente. E, e Poi vedete appunto le scadenze. Questa si apre il 12 maggio. Le proposte dovranno essere trasmesse entro il 9 settembre. Ora, di Bruxelles, ora 5, ore 17, ora di Bruxelles. Ci dice un po' il timing del. Della, 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 della tempistica del processo di valutazione e quindi chiusa uh, la deadline il 9 settembre il termine ultimo per presentare le proposte poi ci sono di solito tre mesi che a volte possono essere anche più di più, tre uh, mesi settembre dicembre il processo di valutazione che di solito viene effettuato da un pool di esperti esterni cioè dalla direzione coadiuvata dall'autorità dall contraente coadiuvata da un pool di esperti indipendenti in terzi uh, tra dicembre e gennaio il dell'anno successivo là, è prevista. La comunicazione degli esiti e gli esiti vengono comunicati a tutti con una lettera, sia in caso di esito positivo che in caso di esito negativo. E poi è prevista la firma del grant agreement, quindi del contratto che dicevamo il, il lead partner, il capofila eh, a nome del consorzio di partner firma con la Commissione europea per sottoscrivere l'impegno contrattuale alla, alla realizzazione delle attività e alla fruizione della sovvenzione, eh, previsto appunto tra gennaio e marzo. Vi segnalo che questa firma del grant agreement è un po' una fase di, um, come vedremo fra un po', di negoziazione. Perché una volta che la proposta viene valutata positivamente, eh, poi in realtà eh, la preparazione del contratto, ma lo vedremo con le prossime slide, lo vedremo fra un po', eh, la proposta della formula, come dire, la preparazione del grant agreement prevede anche la finalizzazione della proposta progettuale. Quindi la commissione può anche ritenere che il progetto è valido, ma che vuole apportare delle modifiche eh, e quindi, o soprattutto per esempio budgettarie, come vedremo nella parte in cui ci occuperemo della parte finanziaria del budget, insomma può, possono essere negoziate delle modifiche quindi la, il grant agreement è la fase di negoziazione del contratto e quindi di finalizzazione eh, della parte tecnica del grant agreement che è il nostro oh, progetto e il suo budget eh, le proposte devono essere trasmesse elettronicamente, dicevamo questa è un po' una novità, fino, peraltro una novità relativa perché da tanti anni che è così ma per fortuna, non so se Claudia conferma, eh, ma è un po' più semplice avere tutto elettronico controllarlo Claviamo. Sì, principalmente la è eh, alle CAS eh, diciamo ci siamo un po' capitati anche noi perché noi per poter diventare iorbitari solitamente dobbiamo uh, in realtà disporre a un bando e mentre negli anni precedenti avevamo sempre dovuto fare tutta una procedura lunga abbiamo notato che con la partecipazione All'ultimo invito questa proposta è stato molto più semplice perché i nostri dati ormai erano memorizzati nel sistema della Commissione e diciamo tutto quelli che erano i dati relativi all'ente partita IVA, non li abbiamo dovuti mh, compilare più perché ormai stanno nella memoria della Commissione europea. Quindi si fa la fatica la prima volta, ma poi dopo a meno che uno non abbia bisogno di modificare o aggiornarli, in realtà restano in memoria e quindi in realtà un, un passaggio viene semplificato. Ma la Commissione europea per questo nuovo periodo di programmazione sta tentando molto di semplificare le procedure e anche di accorciare i tempi. Il primo, il primo esempio di tempi corti le abbiamo avuti con i bandi che sono stati pubblicati in seguito all'emergenza covid nell'ambito del programma Horizon Europe Horizon, uh, Horizon 2020 scusate, Horizon 2020 ha pubblicato nel mese di marzo quando poi c'è stato della, dello scorso anno della pandemia dei bandi che hanno um, innanzitutto sono stati uh, pubblicati in maniera molto veloce su un argomento che non era previsto ma anche la fase di eh, aggiudicazione e quindi le fasi successive sono state velocissime questo per consentire a tutte le industrie farmaceutiche che avevano bisogno di effettuare ricerche per creare vaccini di poter rispondere immediatamente al mercato e i risultati li abbiamo visti perché ora i vaccini ci sono e se i vaccini ci sono e grazie anche a questo grosso finanziamento da parte di Horizon destinato alla ricerca sia per i vaccini ma anche per le cure perché non ci dimentichiamo che nel frattempo sono migliorate anche le cure e anche lì si è trattato di finanziamenti nell'ambito della ricerca finanziata con Horizon. Vai avanti, Raffa. Assolutamente. No, no, grazie per questa integrazione e precisazione, anche perché poi dispiace no? che magari non sempre si è consapevoli, anzi spesso si uh, polemizza e c'è una, una distorsione dell'informazione pubblica e si dice magari che. Per colpa di come l'Unione Europea ha fatto i contratti, no, la Vox Populi si vocifera no, che per come ha fatto l'Unione Europea i contratti eh, con, le, con le grandi società per i vaccini, in realtà abbia fatto invece appunto non abbia operato bene, invece è importante proprio dire il grande sforzo che ha fatto la Commissione in questa fase delicatissima e quindi un'informazione accurata e precisa è, è assolutamente fondamentale. Su questo per restituire non fosse altro onestà, per onestà intellettuale, restituire insomma. La, la, la verità sull'operato che fa la Commissione. Europea. Eh, quindi dicevamo le proposte devono essere trasmesse elettronicamente, non è possibile l'invio cartaggio che invece era previsto, diciamo era prassi ehm, fino, fino a qualche anno fa, ma poi il fatto di trasmetterlo elettronicamente veramente con un clic uno controlla l'esito nel momento in cui fa il clic di eh, invio, di submission, quindi di invio della proposta, riceviamo la nostra mail di notifica che ci conferma e possiamo poi vedere sulla piattaforma lo stato. Insomma, è So, secondo no, me è un elemento di, 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 di semplificazione anche perché sul sito è importante eh, precisarlo su questo portale poi come vedremo ci sono una serie di sezioni molto Molto utile, intanto c'è una sezione FAC. Per cui una cosa importante che vorrei dirvi: se per esempio avete dei dubbi eh, su una call, sull'interpretazione, sul significato di una parte dell'avviso eh, della call for proposal, eh, e non trovate, trovate un'eventuale risposta nei documenti che vengono forniti a supporto e che poi vedremo. Quindi la guida del programma, il manuale online del portale che vi guida step by step su come procedere. Quindi diciamo che è difficile avere delle domande senza risposta. Ma se uno dalla lettura dei documenti non dovesse trovare una... Risposta a un proprio quesito potete sempre fornire perché c'è sempre un'email di riferimento. Potete formulare il vostro quesito e il vostro quesito confluisce nella sezione FAC che, per trasparenza, ovviamente è re resa disponibile a tutti. Quindi tutti i proponenti possono visualizzare nella sezione FAC i quesiti ed eventuali le 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 si socializzano, diciamo, uh, le risposte che l'autorità contraente dà per trasparenza uh, sul portale a tutti, a tutti i proponenti interessati. Ecco poi come ve dicevamo, quindi online poi lo vedremo, c'è una sezione, una, una parte A che contiene tutte le informazioni amministrative, anagrafiche amministrative eh, eh, del consorzio. Quindi il consorzio intendiamo il coordinatore, l'ente capofila eh, e i, i diversi altri beneficiari, diversi altri partner. E quindi questa operazione la fa. Il capofila che deve compilare tutti i dati per quanto riguarda tutti i partner, tutti i partner che, però, devono essere precedentemente registrati al portale. Eh, questo lo vedremo fra un po'. Perché quando ogni organizzazione o ogni ente, ogni soggetto che è elegibile a presentare delle proposte, vuole procedere con la presentazione della proposta, eh, si deve registrare al portale e viene dato un PIC che è un codice identificativo, che è appunto l'identificativo con cui la Commissione europea eh, che attribuisce, identifica, riconosce quella determinata organizzazione. E come vi precisava Claudia Salvi prima, una volta che fate questa registrazione ve la trovate già fatta per tutte, per tutte anche le altre. quindi risultate già presenti sul sistema e dovete compilare solo la parte Mi, specifica. Raffaella è... se ti interrompo, però vedo che ci sono un paio di domande, normalmente le facciamo alla fine, però oggi direi sì, che facciamo un... in corso perché mh, sono sì. in realtà poi strettamente... Allora Mara Masf ci fa due domande, cosa intende con il termine FISH? Eh, in termini FISH in realtà eh, la call for proposal, si dice FISH, io sono rimasta ancora alle FISH dei nostri progetti di gemellaggio, dei nostri twinning che sono degli strumenti di capacity building su cui abbiamo lavorato tanto, fondamentalmente il bando, la call for proposal, ogni tanto a presentare fish, il, il documento di avviso diciamo. E la seconda domanda che ci fa sempre Mara è se aggiungono dati man mano salvandoli o la sessione per l'inserimento deve essere conclusa in un'unica soluzione? Non si possono no, salvare... No, no, potete salvare, assolutamente. Potete salvare, vi salva tutto poi c'è anche un desk un help desk quindi se doveste avere problemi di natura prettamente informatica c'è un help desk a vostra disposizione noi per esempio Claudia non mi ricordo che problema abbiamo avuto ma come dicevi tu quando abbiamo presentato la richiesta di sovvenzione quindi la nostra proposta progettuale come Europe Direct avevamo incontrato dei problemi informatici e subito i sistemi allora, informativi abbiamo mandato eh... un'email rigorosamente in inglese ma ti hanno risposto subito. Sì no Raffaella uno dei problemi questo lo raccontiamola questa cosa perché è stata una nostra difficoltà per, per, uh, per i nostri partecipanti. Uno dei non ti che si aveva... sente tanto bene forse Claudia sai forse non mi ti sentite sente bene mi sentite? Sì. Uh, datemi anche un feedback in uh, sì. Uh, no, volevo raccontare questa cosa che ci è capitata perché questo è importante anche per voi. Uh, praticamente mh, la registrazione al sistema ECAS non l'avevamo fatta noi, l'aveva fatta qualcuno e noi non sapevamo chi all'interno dell'azienda. Uh, il problema è quindi... Tanti anni fa. Tanti anni fa. precisa, lo quindi... tanti anni fa quando Formez aveva un'altra denominazione. Esatto, e noi avevamo bisogno di cambiare la denominazione e quindi avevamo bisogno di avere la password della, della, per l'accesso al sistema ECAS e quindi per la modifica di questa informazione. E non sapevamo, non riuscivamo a capire chi l'aveva fatta, anche perché i detentori. For, noi pensavamo fosse lo, lo staff dell'Ufficio internazionale, ufficio internazionale che nel frattempo al Formex è stato chiuso. E, diciamo, io e, e Raffaella eravamo l'ex staff dell'Ufficio internazionale, ma l'Ufficio internazionale si sì, appoggiava molto anche su molti collaboratori, quindi persone che attualmente non lavorano più per i Formex. E quindi eravamo terrorizzate dal fatto che questa password fosse conservata da qualche collega che non lavorava più con noi, invece, la fortuna ha voluto che mentre mandavamo le varie mail, risultava uh, come diciamo un punto. Ho di L'ho messo qui in chat, Claudia, lì esatto. legal entity appointed representative. Perché, esatto. Perché, questa esatto, proprio la definizione: appunto, era quello che doveva rappresentare. Il mio attuale dirigente uh, e quindi ho potuto interrogare lui e era certo che lui aveva presentato un progetto che uh, era stato poi finanziato da Erasmus in partenariato con uh, il comune di Barcellona e io riuscii a, a risalire al fatto che Legal Entity Appointed era lui perché ho visto questo progetto che lui aveva eh, partecipato a questo progetto, ehm, e abbiamo scoperto che era lui la persona che aveva fatto la richiesta dell'ECAS, quindi ha potuto mandare la mail per il recupero della password e poi ora ha recuperato questa password e, ehm, e la custodiamo noi. In uh, realtà abbiamo fatto anche un passaggio in più che sappiamo in questo momento essere inutile, ma se qualcuno ci ragionasse in realtà non è stato inutile. Il nostro dirigente ha comunicato questa password um, alla direzione generale. Per dire se qualcun altro di qualche altro settore del Formez vuole presentare una proposta di progetto, tenete presente che dovete chiedere a noi le eh, credenziali per l'accesso. Poi se ne possono creare altri per, altre, per altri dipartimenti, però intanto bisogna risalire alle credenziali originali per poter procedere sugli altri passaggi. Perché vi dico questo? Perché da un confronto avuto con delle colleghe del Comune di Roma, il Comune di Roma per esempio è molto ben strutturato, ha un ufficio progetti e programmi e le password sono custodite lì. E quando appunto io sono intervenuta nella loro giornata di formazione su questi temi, per loro è stata un'occasione per comunicare a tutti i dipartimenti che anche loro, se vogliono presentare proposte di progetto, devono rivolgersi all'ufficio programmazione. Vi dico questo perché se voi lavorate per enti diciamo, che hanno staff eh, numerosi, è importante capire chi deve custodire questa password, di modo che quando serve tutti la possano poi condividere. Scusate se ho preso un po' di tempo, ma mi sembrava un punto importante perché noi ci siamo un po' cioè ci siamo bloccati due o tre sì, giorni. Sì, sì, no, no, perché è una cosa importante, Claudia, perché <ride> la dicevamo la registrazione l'ente lo deve fare una volta sola e resta lì in memoria. Per qualunque progetto voglia presentare un'application o voglia presentare una proposta. Quindi sembra una banalità, ma in realtà è un suggerimento prezioso, perché se no poi bisogna cambiare il lear, il legal entity appointed representative, cioè la persona delegata il rappresentante. Eh, appunto dell'ente, de eh, quindi bisogna Maffella, cambiare, sostituire persona, mi, mi dicono dalla regia che mh, dovresti allontanare un pochino il microfono dal viso perché quando sei in pausa si sente il respiro nel microfono. Ok, <ride> okay scusate, spero che, sia, spero che sia venuto meno il fastidio. E comunque allora uh, andiamo avanti, quindi c'è una parte A che è appunto una sezione A, uh, mh, mh, dicevamo, relativa a tutti i dati, le informazioni uh, mh, amministrative del co futuro coordinatore, del, dei beneficiari e delle eventuali entità affiliate. Uh, è il budget di sintesi, questo ve lo anticipo ma lo vedremo meglio fra un pochino. Uh, in, e mi riconduco un po' a quello che vi avevo anticipato rispetto... A alla firma del grant agreement eh, e quindi alla cosiddetta negoziazione eh, perché noi possiamo fare un budget diciamo che per dare la misura del progetto il dimensionamento economico del progetto ma è a livello aggregato macro quindi per categorie di costi che vedremo fra un po non c'è il dettaglio in questa fase in questo caso non ci chiedono un, un dettaglio che verrà fornito, condiviso ed eventualmente modificato se la Commissione questo ci chiede o ritiene di doverci chiedere in fase appunto di negoziazione di grant agreement, perché noi possiamo pure dare un dimensionamento al nostro progetto, la Commissione può ritenerlo eh, non congruo e quindi accordarci una sovvenzione di importo inferiore a quello ehm, inizialmente prospettato. Poi c'è la parte B che è la parte tecnica, che è come dire il core, il, la, la parte centrale. Ehm, che è la descrizione del nostro progetto, progetto che di solito si um, organizza in, si, li chiamano work packages, cioè come una sorta di componenti. Viene organizzato per componenti, quindi è la parte tecnica, la descrizione dei nostri obiettivi, dei risultati, delle azioni, delle attività che poniamo in essere per raggiungere. E questa parte non si fa online, cioè si parte dall'online, si fa il download, cioè si scarica il format di application form la si compila um, sul locale quindi non online se ne fa un pdf e, e poi si ricarica si ricarica si fa l'upload e si ricarica nel sistema e poi c'è una parte c che è eventuale um, che può cambiare diciamo a seconda delle, uh, dei diversi programmi può richiedere dati aggiuntivi eccetera ma uh, insomma possono cambiare diciamo che gli schemi principali sono la parte A e la parte B e la parte degli annex, cioè degli allegati che, devono essere, che possono essere richiesti. Dicevamo: il budget dettagliato non in questa fase, ma nella fase. Una volta aggiudicato il progetto, quindi auspicabilmente nella fase di negoziazione e di preparazione del grant agreement, i CV eh, del personale chiave, delle figure chiave del progetto e se le figure chiave del progetto non sono già eh, identificate e quindi non si può fornire un CV, ci chiedono una job description, fondamentalmente la descrizione della funzione, del ruolo e delle competenze necessarie perché saranno oggetto di valutazione, come vedremo fra un po'. E poi una sorta di report di attività realizzate eh, dal coordinatore eh, nell'ultimo periodo. In questo caso, sì, no, qua non è specificato, eh, però è degli ultimi anni. E Salvo che sia un ente pubblico, gli enti pubblici agli enti pubblici, ovviamente non viene richiesto di fornire questo report sulle attività, eh, questo documento di sintesi sulle attività realizzate, che deve includere anche la lista dei progetti precedentemente realizzati, quindi progetti coerenti nelle aree chiave a cui noi eh, facciamo riferimento con questa, con questa proposta progettuale eh, realizzati negli ultimi quattro anni. Questo serve per far vedere che. Eh, per dare gli elementi per valutare diciamo la capacità tecnica che come vedremo è un elemento che viene valutato in ordine al partenariato per dimostrare che i partner hanno la capacità tecnica quindi in termini di competenze, esperienze progettuali, eccetera, per, eh, dobbiamo dimostrare che siamo in grado di dimostrare di. Di, di, di realizzare, implementare e soprattutto gestire ehm, il, il, il progetto che proponiamo. E quindi mh, andiamo avanti con una rapida lettura perché il tempo, il tempo scorre. Ehm, qui vi specifica in rosso segnalato notare che eh, l'activity report, quindi questo report annuale, non è da intendere come il bilancio, quindi qualcosa di finanziario, il bilancio o un certificato di audit. Eh, quindi non è un documento di natura contabile ma è un report che evidenzi le attività e i progetti dell'organizzazione proponente. Quindi dobbiamo dare gli elementi per far conoscere quello che abbiamo realizzato in settori simili e dimostrare che ne siamo. Eh, Mara Mars chiede soltanto per il coordinatore, in questo caso sì, del coordinatore. In questo caso chiede il coordinatore, però teniamo presente che nell'application form eh, c'è comunque una parte di descrizione. L'application form è un unico documento che contiene, sia una sezione per il coordinatore ma anche una sezione per tutti i partner quindi comunque lì c'è una descrizione e lì anche si rappresenta in qualche modo la capacità tecnica del, dei partner. Dobbiamo dimostrare, dobbiamo, in, nella nostra proposta progettuale, quindi in, questo, in questa parte B, nella description dell'action, come la chiamano, nella descrizione dell'azione progettuale, mettere in evidenza prima di tutto, far vedere la chiarezza di ruoli e compiti e la complementarietà dei vari partner, cioè che tutti i partner insieme, ognuno per il proprio Pezzo, sanno operare e collaborare per il raggiungimento di quei risultati quindi deve essere chiaro chi fa cosa dal punto di vista tecnico ehm, nel progetto e soprattutto essere dimostrare che lo sanno lo sanno fare e, e poi eh, per esempio ancora vi ho sottolineato giù se vedete purtroppo non ho un puntatore, ma è alla fine della, della pagina. Le proposte senza un, questi documenti forniti, i documenti richiesti forniti saranno rigettate, saranno rifiutate. L'application app, deve essere va bene, leggibile, accessibile, stampabile, quindi non ci devono essere problemi eh, tecnici, informatici, verificare sempre che quando si ricarica il documento sia perfettamente eh, leggibile e non ci siano errori. Qui precisa addirittura che un limite di. 40 45 pagine nella parte B e okay, che i valutatori della, delle candidature delle proposte progettuali non considereranno una sola pagina in più. Quindi viene evidenziato il limite delle 45 eh, pagine che sembra una banalità, ma sono cose di ordine pratico, diciamo, che bisogna però tenere assolutamente in considerazione. Ancora parliamo, e poi lo vedremo anche con un repilogo nelle slide, parliamo di elegibilità, cioè di chi può presentare eh, in, per questa FISH. Eh, in questo caso specifico, per questo programma Justice, mh, le, le application devono seguire i seguenti criteri. Devono essere entità pubblico-private, quindi possono farlo sia organizzazioni private che pubbliche, che siano costituite, che abbiano sede ovviamente in uno dei paesi partecipanti al programma o anche a organizzazioni internazionali. Le organizzazioni che abbiano un prof che, che come dire mh, eh, profit, quindi che mh, hanno per loro natura eh, siano profit oriented, devono ehm, pa possono partecipare, quindi possono partecipare, ma in partnership con almeno un'entità pubblica o un'entità privata non profit. Quindi tenga, questo è un elemento utile per capire il nostro partenariato, che tipologia di soggetti eh, deve, deve, deve avere. E, ancora, deve essere transnational, quindi anche qui eh, lo specifica bene, deve avere una natura transnazionale e coinvolgere organizzazioni almeno da due Stati membri. Teniamo conto che il requisito di almeno due Stati membri è ovviamente un requisito minimo. Che è previsto quasi da tutti uh, da tutte le call for proposal, a volte ne richiedono uh, di più. E poi che la richiesta della sovvenzione, il grant, come, 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 lo, come, si chiama, come lo chiama la commissione, non può essere inferiore di misura inferiore a 75 mila euro. I beneficiari e le entità affiliate: le entità affiliate sono una sorta di partner, ma um, diciamo con un ruolo minore nel, nel progetto uh, possono essere devono registrarsi appunto nel portale che vi diceva Claudia prima, nel participant register. Una volta che fate la registrazione della vostra organizzazione lì, lì resta e il sistema importa eh, i relativi dati e che deve essere appunto validato, come diceva Claudia, dalla dall REA, dalla Central Validation Service. Vai Claudia. Posso aggiungere solo una piccola cosa relativamente al partenariato. Uh, quasi sempre loro scrivono che devono esserci almeno due uh, Paesi sì. partecipanti. In realtà, noi poi sappiamo che la Commissione europea preferisce uh, le, pro le proposte di progetto con ampi partenariati, perché l'obiettivo, la finalità in realtà di questi inviti a presentare proposte è quella di vedere i, i vari Paesi europei che lavorano insieme. Quindi, quanti più paesi lavorano insieme, tanto meglio. E la cosa importante è anche non cercare di non mettere uh, paesi, diciamo, simili tra di loro per, uh, per cultura. Sì, chiaramente, per alcuni progetti che hanno la valorizzazione di un patrimonio storico, che può essere comune a due o tre paesi, è normale che si faccia Grecia, Italia e, um, e Spagna. però per altri progetti, in particolare per i progetti nel settore ambientale, nel settore delle energie, sono favoriti i partenariati tra paesi considerati più evoluti e quello meno evoluti, proprio perché la finalità è quella, cioè di, anche a volte di far girare delle buone prassi all'interno dell'Europa e questo può avvenire solo se effettivamente c'è una differenza nel livello di sviluppo tra i vari paesi. Ho fatto Raffaella, volevo fare questa, solo questo, Assolutamente l'avrei la, precisato un po' più avanti, assolutamente giustissima questa precisazione, però eh, integro la tua considerazione, ehm, è vero, mh, anche qui come creare un partenariato mh, dal punto di vista geografico, come diceva Claudia, deve avere un senso, quindi magari un paese meno performante e un paese più performante se parliamo per esempio come diceva lei di tematiche ambientali, sappiamo no, che il Nord Europa è sempre più avanti, è più uh, green, è più sostenibile rispetto uh, ai paesi del uh, diciamo agli altri paesi e quindi può essere strategico in maniera tale da mh, come dire permeare, creare questo trasferimento, questa socializzazione e quindi la capitalizzazione di esperienze più virtuose con esperienze meno virtuose affinché ci possa essere una maggiore una una maggiore uniformità di uh, azione a livello europeo. Um, però uh, attenzione perché il management, come vedremo poi nell'anno. Slide di riepilogo dei criteri di valutazione: il partenariato deve essere non deve essere neppure troppo ampio perché deve essere anche facilmente governabile. Ricordiamoci che dobbiamo rappresentare sempre quindi, come dire, dipende dai, molto dal singolo progetto e dall'idea che si ha in mente perché deve essere quanto più ampio possibile, sicuramente, ma non troppo, cioè sempre nella misura in cui sia facilmente governabile e gestibile. E questo ovviamente dipende molto anche dall'esperienza del capofila perché se noi abbiamo un ente eh, un partner capofila con molta esperienza con grandi capacità di gestione di progetti europei di progetti complessi, allora eh, sì, perché poi no, nella proposta progettuale della componente diciamo governance e management dovremmo raccontare, rappresentare come intendiamo gestire i contributi dei vari partner, come vogliamo governare il processo, che eh, governance e che sistema di management, eh, quindi occhio al numero di partner, sicuramente più di due è strategico, assolutamente, sicuramente è strategico, come diceva la mia collega, coinvolgere paesi con diversi livelli di performance, tra virgolette però attenzione perché mh, tutto è rapportato ovviamente al tipo di progetto e quindi alla capacità del capofila, del lead partner di governare tutto e di rappresentare appunto nella, nella proposta i diversi progetti. C'è una domanda in alcuni progetti ad esempio si apprezza il coinvolgimento di alcune etnie, ad esempio Roma, beh dipende assolutamente dal, ehm, dal programma e dalle, dalle finalità, peraltro teniamo conto che ci sono alcuni valori trasversali ehm, eh, come dire, quello della l'attenzione all alle politiche di genere, le politiche di green, le politiche inclusione o comunque cercare sempre di andare. È sempre raccomandato di andare a lavorare su target, ovviamente in base al, all'item, ma diciamo alla tematica specifica della specifica della, della singola call. Però ci sono alcuni alcuni mh, alcune raccomandazioni sempre di andare a coinvolgere i target più vulnerabili. Mh, la razza è quella, l'Unione Europea ci dà dei finanziamenti, ci sovvenziona per realizzare delle azioni che siano sicuramente innovative, che siano sicuramente trasnazionali, che rispondano a dei bisogni che sono stati precedentemente analizzati e poi dipende, magari su alcuni programmi è ancora più stressato, più evidenziato, più focalizzato questo, come dire, questa attenzione, questo focus su particolari gruppi svantaggiati o vulnerabili. E, ovviamente vabbè le persone naturali non, non sono elegibili, scorro perché vorrei farvi vedere altre cose, soprattutto la navigazione dal vivo del, del sito così capite le varie, le varie sezioni e, composizione del consorzio, quindi vabbè l'abbiamo detto, almeno due entità eh, da differenti stati membri e qui eh, restano salve le precisazioni che ha fatto la collega ehm, e l'abbiamo già detto, devono coinvolgere il consorzio, almeno un'entità pubblica e eh, un privato non profit. Come, come, come partner, eh, i progetti devono tenere in considerazione quindi quello che vi dicevo prima, la raccomandazione che vi dicevo um, in apertura um, è importante conoscere i progetti che sono stati già uh, finanziati. Questo per un duplice motivo: da una parte, perché ci può essere utile per coinvolgere e per individuare, per trovare dei partner con il valore aggiunto che sono partner che già sono, come dire, experience, cioè che già conoscono hanno operato in questo. Nel, nel quadro di questo programma e quindi. Conoscono le regole del gioco e conoscono un po' come funziona. Ma anche perché dobbiamo dimostrare di conoscere quello che il programma ha finanziato, non proporre delle ripetizioni o, se possibile, laddove è possibile, ripetere come dire, delle capitalizzazioni di quanto già realizzato. Eh, dobbiamo dimostrare bene di conoscere il programma, quello che ha realizzato finora e come eventualmente si va a intersecare, a integrare o a capitalizzare i risultati di altri eh, progetti. Eh, la, vabbè, la, le proposte devono, devono avere luogo nei paesi mh, eligible, quindi ammissibili abbiamo detto che sono tutti gli stati ue e gli stati, gli stati membri, gli stati eh, che hanno aderito associati al, al programma la durata in questo caso può essere tra 12 e 24 mesi, ma vedremo per esempio in un'altra fish che vorrei farvi vedere molto più rapidamente di questa, che per esempio è prevista una durata triennale, quindi ogni fish come dire, descrive le regole del gioco e, e TARA calibra uh, i progetti e quindi noi dobbiamo essere rispondenti e tenere conto di tutti gli elementi che la, FI, che la call for proposal ci eh, rappresenta ancora qui i progetti devono que quei valori trasversali che vi dicevo eh, i progetti devono cercare di promuovere la parità di genere è, una come dire, che che è un mainstream quindi un, un asset non, uh, di non discriminazione ehm, per quanto riguarda la capacità finanziaria e operativa vi dicevo appunto che i partner vengono valutati anche sulla base della capacità tecnica e della, fi della capacità finanziaria quella finanziaria viene di solito appunto con provata da una serie di uh, documenti di natura mh, sulla base dei documenti che sono forniti quando ci si registra per la prima volta al portale, al participant register, quindi durante la fase della uh, preparazione. E Ovviamente con la precisazione, cosa che abbiamo già detto, che non è richiesta per gli enti pubblici o se l'importo richiesto è inferiore ai 60.000 euro. Eh, per quanto riguarda invece la capacità operativa, la capacità operativa intendiamo il know-how, le competenze tecniche, le risorse, le qualifiche, voglio dire il, proprio le competenze, il, il, il know-how che riesce a, a dispiegare l'ente proponente o l'ente partecipante, l'ente partner. Eh, e, e, e gli applicants devono avere, qui dice appunto know-how, qualification e risorse adeguate per implementare con successo i progetti e contribuire eh, appunto alla, alla, alla condivisione. Eh, e devono, includere, devono avere esperienze nell'implementazione di progetti simili per complessità, per dimensione, per, per calibro. Eh, e questa capacità operativa viene valutata appunto sulla base del profilo generale dello staff, quindi degli elementi chiave, del personale chiave che avevamo detto prima che devono essere, eh, di cui devono essere prodotti i CV preferibilmente o le job description se ancora non noti, ma è difficile che non sia nota una figura nel momento in cui presentiamo un progetto, la descrizione appunto dei partecipanti del consorzio con le loro competenze, come si complementano e si integrano, quindi come dimostriamo che il consorzio messo insieme come unicum a tutto il know-how, le competenze, le skill per eh, gestire e implementare il progetto. Eh, dalla lista appunto delle attività del report degli ultimi anni, della lista dei progetti implementati negli ultimi quattro anni e, e basta. E, vabbè, ovviamente verranno rigettate le parti di coloro che rappresenteranno in maniera infedele le informazioni richieste e coloro ovviamente eh, che siano stati coinvolti nella preparazione eh, della call for proposal, questo per evitare conflitti di interesse. La procedura di valutazione, eh, qui vorrei proprio perché qui introduciamo appunto anche i pesi che nella call vengono dati, eh, ovviamente c'è un comitato di valutazione che, verrà, che prima farà un check formale sulla base dei requisiti formali, cioè sull'ammissibilità, sull'eligibilità e poi ci sarà una valutazione Diciamo di merito, quelle che formalmente sono ritenute valutabili, poi si procederà appunto alla valutazione sulla base della capacità operativa come abbiamo appena detto e dei criteri di ehm, aggiudicazione tutte le proposte come dicevamo riceveranno una lettera di valutazione dei, degli esiti eh, della valutazione i criteri ehm, mi sembra importante farvi vedere questo, i criteri che si dà, che definisce la fiche per l'aggiudicazione la valutazione positiva dei progetti e la ehm, concessione della Subvenzione, la rilevanza che è un po' quello che vi avevo cui avevo fatto brevemente cenno prima cioè l'aderenza della proposta a quelle che sono le priorità e gli obiettivi specifici strategici della della call for proposal ecco perché leggiamo benissimo il conosciamo bene il programma conosciamo dobbiamo conoscere ancora più il piano annuale o multiannuale di attuazione del programma e dobbiamo conoscere bene fiche che ovviamente è un'emanazione no e non può non essere coerente con il piano annuale e, mh, deve definire bene i target group quindi i target a cui le azioni si riferiscono, con una prospettiva di genere che sia appropriatamente e debitamente tenuta in considerazione. Ehm la valenza la dimensione europea trasnazionale quello che diceva claudia prima quindi quanto più c'è copertura ma non copertura di estensione di anche di strategicità eh, di copertura geografica questo viene valutato eh, oggi, appunto oggetto di valutazione ehm, e quindi appunto l'impatto l'interesse per il numero di paesi ehm, la possibilità di utilizzare, capitalizzare e valorizzare i risultati del progetto, quindi la vera dimensione europea, il cosiddetto valore aggiunto, che, questi, che queste attività possano essere trasferite e possano avere un'applicazione quanto più ampia possibile, che ne possa beneficiare quanto più paesi possibile o possono avere una replicabilità, possono avere un valore aggiunto, una valenza. Eh, europea. Eh, la, il potenziale che possano sviluppare questa cooperation cross-border, quindi tra, tra, tra più paesi. E al criterio della rilevanza vengono dati 40 punti. Altri 40 punti vengono dati per la qualità. Uh, la qualità si, è un, come dire, un concetto un po' aggregato e deriva dal combinato disposto di tanti altri punti. Uh, sicuramente la, la qualità è la, la qualità, la coerenza della logica di intervento. Ecco perché il richiamo metodologico all'inizio al project cycle management che faremo fra un po' anche al logical framework, cioè all'analisi quadrologico, perché sono strumenti metodologici che ci aiutano a lavorare in una direzione di maggiore qualità, la definizione della logica di intervento del progetto deve essere ben identificata, deve essere coerente, la metodologia per l'implementazione del progetto, anche qui essere sensibile a una prospettiva di genere, considerare, come dire, deve essere ragionevole. Deve essere effettuata con uh, cognizione di, di causa, uh, la, fattibilità, la, la fattibilità anche finanziaria del, um, del progetto. Tutti questi, il rapporto, il best value for money, il cosiddetto appunto value for money, cioè le, il rapporto tra costo ed efficacia. Um, del, del progetto, tutti questi elementi rientrano un po' nel cappello del criterio qualità, cui questa collo dà 40 punti per la valutazione. Poi c'è l'impatto, cioè quel che impatto si prevede che abbia il risultato qual è il progetto, perdonatemi eh, la dimensione e la strategia per garantirne anche la sostenibilità e quindi la prosecuzione degli effetti del progetto a prescindere eh, o ben oltre la conclusione del progetto, eh, la possibilità che abbia un effetto moltiplicatore quindi tra virgolette di contaminazione positiva anche con altre eh, applicazioni eh, e questo l'impatto pesa 20 punti Criteri di valutazione e quindi qui dice che la soglia minima deve essere di 70. Ehm, e che, però, le proposte che che superino la soglia individuale della rilevanza, ehm, devono, avere, devono superare sia la soglia minima, che vedete per la rilevanza è un 25%, che è quella complessiva eh, del 70%. Quindi quelli che si collocano fra i 70 e i 100 sono, ehm, possibili, come dire, possono essere oggetto di eh, valutazione. Eh, qui la durata è 12-24 mesi, poi qui vabbè, il dettaglio delle milestone, dei deliverables, cioè dei, dei prodotti che il progetto progetto deve appunto realizzare e, e, e tutta questa parte viene definita nella fase di negoziazione come dicevamo negoziazione barra preparazione eh, del grant agreement che avrà come annex, quindi come allegato ovviamente la proposta. Eh, progettuale il finanziamento, il cofinanziamento, ehm, vengono li, li, i parametri vengono anche fissati nel grant agreement. Quindi la percentuale della sovvenzione europea e quindi la residua quota che deve mettere il partenariato deve rendere disponibile anche a conferma del proprio commitment, del proprio impegno alla realizzazione del, del progetto. E anche qui quello che vi accennavo prima, è che la sovvenzione può essere ehm, concessa con un importo minore di quello richiesto quello che vi dicevo prima questo aspetto si definisce nella fase di preparazione del grant agreement e se noi abbiamo ecco perché è importante poi ehm, come dire tradurre fedelmente ehm, i costi cioè ehm, sovrastimarli essere controproducente. Quando facciamo il budget dobbiamo fare anche un'analisi, una stima eh, autentica, vera, credibile e ragionevole ehm, dei costi, mai sovradimensionare il budget perché tanto se la Commissione lo ritiene incongruo poi ci propone di abbassarlo e quindi di ridurre proporzionalmente la sovvenzione. In questo caso specifico la sovvenzione arriva fino al 90%, è una delle percentuali più alte. E gli altri partner, ognuno in base al proprio contributo che verrà definito nel consortium agreement, ehm, dovrà cofinanziare il restante 10%. Eh, I costi brevemente, quel, qua, qui in questa parte la FISH, non tutte le FISH lo fanno, questa lo fa, quell'altra di Erasmus che vedremo a breve non lo fa, eh, dettaglia specifica o richiama quelle che sono le categorie di costo ammissibili ma che vedremo appunto a breve e che vi anticipo sono quelle di, ovviamente del personale, eh, gli eventuali costi di subcontracting cioè di affidamenti a terzi di parte di attività che il partenariato non può realizzare internamente tra i propri partner, ehm, i, i, i costi diciamo di, 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 di acquisto quindi i costi relativi alla mobilità, eh, eventuali acquisti di attrezzature se è strettamente necessarie e indispensabili per le delle azioni progettuali ed eventuali altri beni e servizi e poi i costi indiretti che sono, sono sempre stabiliti dalla, dalla CALL, che in questo caso sono il 7%, ma che normalmente sono sempre il 7% dei costi diretti. Uh, del costo A e D, quindi del costo del personale, dei subcontracting, dei costi di acquisto, incluse le spese di mobilità e eh, di eventuali altre categorie D che in questo caso non è applicabile, quindi non ve l'ho evidenziato, uh, i costi indiretti che sono quei costi cui l'organizzazione fa fronte ma che non sono uh, direttamente quantificabili, commisurabili imputabili al progetto vengono uh, rimborsati in maniera flat, in maniera forfettaria nella misura del 7% calcolato appunto su questa base di costi diretti, elegibili e operativi. Una domanda. Antonietta Bavolo: anche paesi extra UE, penso si riferisca ai paesi che possono partecipare al programma, mi scuso l'ho vista solo ora. E sì, abbiamo visto come Claudia Salvi vi ha fatto vedere mh, bene la volta precedente, per ciascun programma possono partecipare uh, ovviamente gli stati membri, dell'Unione Europea e anche i partner associati allo specifico programma, cioè che abbiano, e non so se Claudia su questo vuole uh, richiamare alcuni... In, o vuole allora... Finalmente, ed è quello che sto notando diciamo, nell'approvazione anche dei nuovi strumenti finanziari, i programmi scrivono sempre che sono aperti ai paesi dello spazio economico europeo, che sono quei tre, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, ehm, poi eh, ai paesi della preadesione, dell'adesione, che sarebbero poi i Balcani. E un terzo gruppo sono i paesi che beneficiano della politica del vicinato, quindi sono tutti quei paesi che sono ai confini eh, dell'Unione Europea, quindi parliamo del Mediterraneo, del Caucaso e così via. Ora qual è il problema? Eh, che c'è scritto? Viene indicato che questi paesi possono partecipare, ma prima di includerli nel partenariato è sempre bene verificare con la Commissione se poi questi paesi abbiano effettivamente firmato con la Commissione un memorandum of understanding in cui praticamente si sancisce la loro partecipazione ufficiale eh, al programma. Tenete presente che per questi paesi per poter partecipare al programma utilizzano una fonte di, fonti di finanziamento a loro dedicate, che nel caso dei paesi della preadesione e lo strumento per la preadesione. Per quanto riguarda invece gli altri paesi, ora c'è questo grosso strumento finanziario che si chiama il, lo strumento per la cooperazione, il partenariato, ora il nome è preciso non lo ricordo, che però prevede appunto di contribuire con la quota parte eh, la partecipazione di questi paesi. Uh, per alcuni programmi come che può essere il programma Horizon, che quindi sono programmi molto ampi, è prevista anche la partecipazione con paesi che non rientrano in questi gruppi perché sono considerati paesi industrializzati, tipo gli Stati Uniti, l'Israele, e anche lì però in base a degli accordi che l'Unione Europea stipula con questi paesi. Vi devo dire una cosa, una curiosità, l'unica cosa che non ho visto... In questa fase è la menzione del Regno Unito, quindi ancora secondo me non ci sono le idee ben chiare a quale titolo potrà essere coinvolto il Regno Unito nell'ambito di questi eh, paesi, perché non stanno rientrando nei paesi dello spazio economico europeo. Non rientrano nei paesi della preadesione, dovrebbero rientrare nel gruppo Paesi sviluppati, però è probabile pure che eh, verrà sviluppato un nuovo tipo di accordo, ma questo lo vedremo in seguito. Eh, Raffaella, ci sono in realtà altre domande? Sì, Vogliamo sì, provare allora, a rispondere qualcuno? Il professor Rossi Filangeri chiede l'eliminazione, sì. sì, sì eh, in alcuni template, della... alcuni template della parte sulla. Mentre credo sia un grosso errore condivide non capisco come poi è allora in realtà questo dipende parte. assolutamente è un grosso errore ma poi dipende è strano pure che venga lì che sia stato eliminato forse dipende ripeto ogni call è a sé stante quindi normalmente non è eliminato normalmente come abbiamo visto prima è elemento di valutazione no bisogna rappresentare e dimostrare la capacità di gestione anzi lo vedremo mi pare nell'altra call, se facciamo in tempo a, a vederla, non lo so, vorrei anche andare avanti e farvi vedere il portale, è proprio l'elemento di valutazione, quindi forse dipende dalle specifiche, dalle specifiche call, ma non, comunque nella descrizione dell'azione se non ci fosse nell'application form, ma è difficile, eh, cioè secondo me solo... Con eccezioni, su alcune specifiche call non è prevista la gestione, ma normalmente cerchiamo sempre di rappresentarla nella, nella descrizione. Anche perché, ripeto, elemento di valutazione, quindi è difficile che non si possa rappresentare, si, si deve assolutamente rappresentare eh, come com la gestione, anche la gestione della qualità, i controlli ma di qualità del progetto. Cioè, gestione del progetto vuol dire, vuol dire tante cose. Eh, Ma la Massa ci chiede, spesso per l'ente pubblico nel calcolo del cofinanziamento a carico dello stesso vengono considerate il costo delle attrezzature del personale destinato a tale progetto per assenza di risorse proprie impegnabili nel bilancio dell'ente in fase di presentazione del progetto di cui non si conosce e... l'esito, cosa e... ne sì, pensa? Tenuto conto appunto che il cofinanziamento è varia da call a call e deve essere ripartito tra tutti tra tutti i partner, quindi poi sì, 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 Come dire il cofinanziamento. Ehm, una precisazione volevo fare. Allora, la sovvenzione viene erogata, come vedremo fra un po', al capofila, che poi, però, grazie anche agli accordi specifici o alle condizioni contenute nel consortium o partnership agreement, cioè dell'accordo che regolamenta le regole del partenariato, eh, stabili si stabiliscono anche le quote di competenza, quindi lui, eh, il capofila, riceve la sovvenzione in forza del grant agreement, ma a sua volta la deve erogare, girare eh, ai partner, ognuno per la, per la propria competenza. Competenza vuol dire per il contributo nella misura in cui, eh, in proporzione al contributo di ciascun partner, alla realizzazione del progetto quindi anche il cofinanziamento viene ripartito tra i partner in funzione della loro tra virgolette del loro peso no del loro contributo perché c'è chi alcuni partner possono avere un ruolo maggiore altri partner avere un ruolo più eh, circoscritto in base alle loro competenze quindi dipende quindi fatta questa precisazione che il cofinanziamento va ripartito ovviamente fra tutti i partner nel caso degli enti pubblici assolutamente il costo del personale è, è il corso diciamo che è la voce principale che si utilizza per cofinanziare anche Formez, noi, ai noi non abbiamo il 90%, abbiamo un 50% diciamocelo perché insomma è un'attività con una fortissima natura istituzionale la Commissione Europea per gli Europe Direct sovvenziona solo nella misura del 50 è ovvio che Formez cofinanzerà per il residuo 50 in via principale con il nostro corso il nostro costo, il costo del personale, del personale impegnato nella, nella, realizzazione, delle, eh, nella realizzazione delle attività. Um, e poi eh, Francesca Angelini, la rendicontazione è sempre così reale o sono previste rendicontazioni? Allora, la rendicontazione dipende, può essere anche mista. Um, e anche qui uh, dipende dal da quello che è previsto dallo specifico. Tutti questi aspetti vengono intanto disciplinati nel grant agreement, giusto? per Collocarlo nel tassello giusto e quindi le modalità di rendicontazione, eccetera, sono tutte. È definite lì in uno degli annex del grant agreement ehm, e, e possono essere di solito miste cioè dipende dalla categoria di costo eh, il costo del personale per esempio ovviamente deve, normalmente è il costo ehm, aziendale cioè il costo che è eh, di ognuno di noi all'ordo degli oneri sociali quindi il costo che l'azienda l'istituto l'ente l'organizzazione sostiene eh, per le proprie risorse e, però mi avete cancellato la domanda e ora mi sfugge non so se ho perso qualche cosa um... no no avete Posto. No per la però finisco solo un attimo che una sola cosa, la rendicontazione per alcune voci di costo è, è l'actual costo, quindi il costo effettivamente sostenuto, di cui poi come vedremo fra un pochino, se ci arriviamo dobbiamo un po correre ora. Eh, bisognerà poi fornire tutta una serie di documenti di supporto, i timesheet, le buste paga per esempio, quando parliamo di costi del personale, eccetera. Può essere semplificato invece per alcuni voci di costo, come per esempio per i viaggi, eh, soprattutto per quanto riguarda i cosiddetti per Diem, cioè per le spese di mobilità, spe la spesa di viaggio viene assolutamente quindi il volo diciamo di andata e ritorno per raggiungere un'attività strettamente prevista dal progetto, dal budget, eccetera. Eh, deve essere chiaramente il costo effettivo sostenuto e debitamente comprovato con tutti i suoi giustificativi di spesa. Però, per esempio, per le spese di mobilità conviene sempre il il è sempre quello di adottare la misura dei perdi, ma che sono dei rimborsi forfettari che vengono riconosciuti in base al numero di notti. Trascorse eh, all'estero, quindi non lo so, per un'attività all'estero di due giorni che implichi un pernottamento verrà riconosciuto questo per Diem che è un importo flat forfettario stabilito dalla Commissione europea. Di sol che c'è un elenco. Eh, anzi, non so se poi magari Giorgia ci può aiutare a trovare il link eh, alla, al per Diem rate. Anzi, forse l'ho messo nelle slide. Quando andiamo nelle slide vi ho riportato il, il link della Commissione Europea eh, e lì ovviamente le. Spesa è una spesa una rendicontazione forfettaria perché si rendicontano questo importo flat a prescindere da quanto effettivamente siano state le spese di, ehm, di fondamentalmente di vitto e alloggio e trasporti in loco, trasporti locali, questo copre il per diem. Eh, occorre legare le carte d'imbarco, assolutamente sì, le carte d'imbarco, il titolo, diciamo il titolo di viaggio, quindi con fattura dell'agenzia, se è comprato con agenzie, ma è tale che possa essere riscontrato il costo ehm um... E le carte d'imbarco per attestare la fruizione del, del appunto del, del volo. E, vabbè, diciamo che forse non c'è tantissimo altro da, 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 da precisarvi perché poi queste sono cose un po' specifiche. E solo brevissimamente prometto che cerco di farlo brevemente. Vorrei farvi vedere invece la FISH Erasmus, che questa invece è una FISH aperta. Allora vedete, una FISH, una Call for Proposal, e vedete è un po' diversa, mentre nell'altro, nel programma Just ce cioè l'ha proprio cliccando sul portale TIT ci dava appunto la call for proposal con tutto un identificativo nel caso di Erasmus, peraltro questo è una call aperta, è stata aperta il 20 aprile 2021 e si concluderà il 7 settembre 21, quindi già è possibile teoricamente inviare proposte di candidatura. Eh, questo era ho dovuto farne un PDF direttamente dalla piattaforma online perché non era disponibile il documento come l'altro. Eh, anche qui parliamo del programma Erasmus, quindi parliamo di istruzione e formazione eh, mobilità uh, questo specifico call si riferisce alla creazione dell'Erasmus Plus Teacher Academy e quindi oltre senza entrare nella specificità come per il programma giustizia di quello che vuole fare questa specifica fish, in questa specifica call, uh, volevo farvi vedere rapidamente la struttura, che è comunque abbastanza simile all'altra, sebbene con un po' di um, differenza. Anche qui quindi descrive tutte le attività, quelli che sono gli obiettivi e da cui si parte per misurare la rilevanza del nostro progetto, perché la rilevanza come abbiamo già visto è la prima cosa che viene valutata l'aderenza della nostra proposta progettuale agli obiettivi che vengono declinati, indicati qui, gli criteri di elegibilità, cioè chi può presentare il, il il una candidatura, la propria proposta e quindi qua nello specifico uh, precisa le sibe... Possono essere partner, full partner, quindi partner a, tito, a pieno titolo o asso, partner associati. Eh, mi riservavo di dirvelo prima, ma non so se abbiamo tempo, quindi ve lo dico ora: che vuol dire partner associati? Partner associati vuol dire che sono quei partner che hanno un ruolo tecnico nel progetto che però eh, minore e quindi non ricevono un, una quota di budget, eh, quindi partecipano, contribuiscono perché magari il loro coinvolgimento è un valore aggiunto dal punto di vista tecnico strategico ma non gestiscono quote di, di budget se n'è andata la webcam ma non so perché proviamo a ripristinarla e, quindi dicevo allora chi può partecipare in questo caso per esempio mentre nell'altro just credo che chiedevano come requisito minimo eh, enti che emanassero da almeno due stati membri e o partecipanti al programma, eh, qui richiedono almeno tre mh, partner, eh, ciascuno di tre programmi di, di tre paesi diversi, che siano almeno due eh, degli stati membri, quindi due enti almeno da due stati membri diversi e un terzo membro minimo che può venire dai paesi associati come vi spiegava. Vi spiegava Claudia. La durata anche qui fissa in tre anni, mentre in quell'altro, eh, ma perché questa è una cosa specifica. Questo fine, è, è finalizzato a creare, eh, vediamolo rapidamente se non un minimo di contestualizzazione: a fondamentalmente a rafforzare la dimensione europea e internazionale dell'insegnamento, a creare delle accademie eh, d'eccellenza Erasmus perché possano contribuire, eh, eh, come dire, a migliorare, ad innalzare gli standard della formazione formazione iniziale e continua del personale docente, non docente eccetera. Quindi in questo caso è prevista una durata di interventi progettuali di tre anni. Eh, qui an ancora la deadline il 7 settembre, sempre alle ore 17 di Bruxelles. Eh, qui c'è l'elenco di attività che possono essere finanziate, che quindi sono... Riconosciuta ammissibile molto celermente, la creazione eh, di network e, o comuni e comunità di pratiche tra mh, gli erogatori di servizi di formazione, di, di istruzione e formazione per gli insegnanti, le associazioni, eh, organizzazioni pubbliche del settore, eccetera, eh, lo sviluppo di sistemi di moduli di apprendimento innovativi ed efficaci per il personale docente, eccetera, eccetera, lo sviluppo eh, di una dimensione europea. Per l'appunto, che includa schemi di mobilità, insomma, varie vari, vari attività. Per dirvi, però, che per ogni call dobbiamo andare a verificare le attività che ci consentono e quelle che non ci consentono di eh, realizzare. Anche qui un'attenzione all'impatto, perché noi con il nostro progetto dobbiamo andare a dimostrare che impatto avrà, quindi sinceriamoci insomma che la nostra azione progettuale sia aderente a quanto richiesto dalla call for proposal e poi ecco brevemente qua i criteri, mi premeva solo farvi vedere i criteri che sono un po' diversi e ehm, sono molto più dettagliati rispetto a quello del programma Justice che abbiamo appena visto, eh, hanno pesi diversi allora, intanto la rilevanza, lì pesava 40, qui pesa 35 ma non è tanto questo perché ovviamente avranno sempre pesi diversi in base alla FISH e alla volontà dell'autorità contraente, insomma, i criteri, gli standard, i parametri che si dà all'autorità contraente che attua eh, il programma. Però qui la rilevanza, come vi dicevo, quindi la rilevanza che pesa 35 eh, è misurata da tante cose, non so se leggete bene eh, purtroppo forse non, non tantissimo, un po' piccolo. Eh, però quindi il collegamento alla politica di riferimento, quindi in che misura la proposta è aderente alla politica europea che vuole promuovere il rafforzamento della dimensione europea, del, di creare uno spazio europeo dell'insegnamento, eccetera. La consistency, cioè la coerenza, in che misura la proposta è basata su un'adeguata e opportuna analisi dei fabbisogni. Quello che vi dicevo prima, se ricordate il ciclo del della gestione del progetto che dopo la programmazione c'era l'identificazione, l'identificazione è il primo step, è proprio quella fase di analisi dei fabbisogni, dei problemi che poi debitamente convertiti in chiave positiva, ehm, il PCM che, di cui vi suggeriamo un approfondimento e che vi anticipiamo abbiamo messo a vostra disposizione sulla piattaforma Moodle la trovate lì, eh, proprio il manuale per la formazione che Formez, eh, di cui curò la traduzione dal francese della versione della Commissione Europea ehm, già nel, nei primi anni del 2000, vi abbiamo reso disponibile questo eh, supporto formativo questo manuale per la formazione sul PCM proprio perché lì sono contenute una serie di informazioni di regole preziose che eh, chi non le conoscesse bene conosca per poter appunto presentare una proposta progettuale. Quindi lì si parla proprio della fase di identificazione, come dicevamo prima, che attiene alla fase di analisi del di fabbisogno, cui il progetto intende rispondere con una fase più avanzata, con la progettazione esecutiva e quindi con la definizione di quella logica di intervento che interconnette. Ehm, le azioni, le attività che prevediamo per raggiungere determinati risultati per concorrere al raggiungimento degli obiettivi che il progetto si prefigge. Quindi sono tutti elementi di valutazione nella rilevanza, in questo caso la FISH proprio fa riferimento alla coerenza, all'aderenza. In realtà questa è più anche una eh, comunque all'aderenza all ai bisogni espressi cui il progetto intende rispondere, all'approccio innovativo eh, che il progetto si dà, precisando qui che innovativo non si intende solamente l'innovazione di merito, di contenuto, ma anche l'approccio, il coinvolgimento di contesti magari particolari per cui il coinvolgimento magari può risultare innovativo o alle modalità di coinvolgimento, insomma approccio innovativo in senso ampio, dipende sempre dal progetto che abbiamo in mente e che dobbiamo sviluppare con i nostri partner e non prepararlo a tavolino e coinvolgere i partner dopo. Questo è un elemento molto importante che vi ribadiamo e vi sottolineiamo. Eh, la cooperazione, la partnership, eh, il valore europeo, European Added value, il valore aggiunto europeo, cioè dimostrare che sarebbe stato difficile eh, realizzare il progetto senza una cooperazione tra più stati membri, eh, le digital skills, le attività riferite appunto allo sviluppo di competenze nel settore digitale, le green skills, perché ovviamente qui si parla di eh, creazione delle accademie e di formazione per il personale docente, ovviamente che c'è un focus un po' in coerenza con quello che vi ha detto la collega negli appuntamenti precedenti, con eh, il tema del digitale, della transizione, 30 della transizione digitale, della transizione verde, sappiamo bene che sono le grandi priorità che ci impegnano, che impegnano l'Unione Europea nei prossimi anni, quindi è ovvio che i progetti ognuno per, per la propria competenza deve concorrere in un'ottica di convergenza, quindi qui raccomandano appunto l'attenzione alla formazione del personale docente e prestano particolare attenzione a questi temi. Delle competenze digitali e dello screen e delle green skill, così come la dimensione sociale, è un po' quello che era stato osservato da qualche partecipante. Quindi rivolgersi a target e cercare di essere quanto più inclusivi uh, possibile. Però, brevemente, quindi dicevamo: qui eravamo nella rilevanza, questa fish al progetto, mh, alla qualità del progetto. E all'implementazione, al sistema di implementazione, riconosce un peso di 25 punti. E per qualità del progetto, vi dicevo in apertura, la qualità del progetto è un po' un combinato disposto di tanti elementi per la Commissione europea, giustamente. Quindi si riferisce alla coerenza quindi quello che dicevamo, è la logica di intervento a quello che noi definiamo in progettazione esecutiva, quello che il PCM definisce for fase, la seconda fase la fase di formulazione, quindi la coerenza della logica di intervento la metodologia che viene utilizzata eh, le strutture di management e qui rispondo appunto a quella domanda di quel partecipante che prima poneva il problema proprio che avessero eliminato, qui addirittura c'è proprio è molto stressata è molto evidenziata eh, l'attenzione al, al management al dimostrare la capacità di mettere in, in piedi una struttura che gestisca il progetto in maniera appropriata eccetera. Comunque, brevemente andiamo avanti, questo solo per dire appunto come ciascuna call for proposal vada letta con attenzione, perché da lì dobbiamo partire uh, per sviluppare il nostro progetto. Progetto. Poi altri 20 punti questa call la riconosce alla qualità della partnership e del cooperation arrangement, cioè degli accordi che si sono presi in seno in capo alla partnership e come vengono regolamentati e al ruolo di ciascun partner, quindi alla strategicità dei partner che dobbiamo mettere. È un disegno, come dire, deve essere molto pensata questa azione di costruzione del partenariato. Ancora qui raccomanda appunto la, 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 la dimensione geografica, quindi la copertura geografica, raccomanda che i partner vengano da differenti aree geografiche che si possano coinvolgere eh, attori mh, sia a livello locale, regionale, quindi anche i livelli no? uh, i livelli che coinvolgiamo di partnership, se appartenente per esempio a amministrazioni pubbliche a livello regionale, dipende molto dal progetto che abbiamo in mente e da quello che vogliamo sviluppare. Poi il commitment, cioè la distribuzione, l'impegno, la distribuzione delle responsabilità e dei compiti in capo a ciascun partner che sia chiara, appropriata. E che sia ben, ben definita che preveda appunto un attivo contributo di ciascuna organizzazione partner e, e ancora e poi i task che il coordinatore dimostri eh, perché, ovviamente, il capofile, il coordinatore, il lead partner è quello che deve comprovare in primis le capacità gestionali che abbia degli standard di gestione di alta qualità e la capacità di coordinare progetti di una certa complessità a livello trasnazionale eccetera, eccetera. E poi l'impact 20 punti, per impatto si intende la capacità del progetto, di, della proposta di ehm, dimostrare l'impatto del, del, del suo progetto, come possa essere garantita la, la, la valorizzazione e la capitalizzazione dei risultati del, del progetto, la disseminazione, quindi la divulgazione, anche eventualmente la trasferibilità, o comunque la massima divulgazione alle attività deve essere ben chiara, strutturata, con degli indicatori. Misurata, oggetto di controllo, cioè insomma ci vuole un certo rigore metodologico, e per questo ancora una volta vi raccomandiamo. Di eh, a coloro che non lo conoscessero di avere una lettura di quel manuale che ripeto trovate insieme ad altri materiali utili messo a vostra disposizione sulla piattaforma Moodle, e, eccetera. Il tempo scorre, quindi va, io finirei qui. Vabbè, vediamo la scadenza sia il 7 settembre. Cosa, ah, ecco un altro elemento, ma questo lo vediamo sul portale. Partner Search: questo è un elemento importante che ho dimenticato di farvi vedere prima. Uh, la cosa, è che, e, e tornerei a questo punto un attimo. Timon. Eh, sulle slide Giorgia per favore per poi chiudere con uh, un flash sulla navigazione grazie eh, perché lo vediamo appunto a breve eh, vabbè, qui non mi soffermo era, qui riepiloghiamo le slide ovviamente sono a vostra disposizione eh, e qui riprendiamo un po' i principi, i criteri di valutazione che però abbiamo appena visto mh, specificati dalle diverse call for proposal per cui vado veloce su questo solo un riepilogo di quei quello che vi ho fatto vedere direttamente nel documento della colla. E, e qui appunto abbiamo già detto che la qualità del progetto è un elemento aggregato che dipende da una serie di componenti e quindi l'impostazione e la concezione, la complementarietà con altri progetti già finanziati, il tenere conto e capitalizzare i risultati realizzati nell'ambito di altre proposte progettuali, la qualità dei risultati in termini di creare e di capacità di generare eh, dei significativi impatti, eh, l'approccio utilizzato, metodologico, la logica di intervento. La coerenza del piano di azione, la, disse, la componente di divulgazione e di disseminazione, perché ovviamente è un principio di interesse per l'Unione Europea non solo finanziare progetti di valore, quindi di, qualitativamente validi e innovativi, ma anche. Che questi progetti siano adeguati, che i frutti di questi progetti vengano adeguatamente come dire, eh, disseminati e divulgati, laddove possibile anche per un'applicazione pratica. Se no, Sennò viene un po' meno il fatto del valore aggiunto europeo, se poi non può essere disseminato a livello europeo in maniera adeguata. Eh, il partenariato e la gestione l'abbiamo già detta, e poi un po' il rapporto costi-benefici: eh, quindi appunto la, la pertinenza dei costi rispetto agli output di progetti. L'appropriatezza, la ragionevolezza um... Del, del tutto. Questa nuvoletta per dirvi appunto che non è un fumetto, ma insomma eh, l'invito a, a guardare, non lo, ovviamente non lo non possiamo entrare nel merito, ma l'invito proprio a fare eh, ricorso al Project Cycle Management, al manuale PCM che ripeto è a vostra disposizione su Moodle, ehm, proprio perché vi fornisce tutta una serie di strumenti e comunque di, vi fa entrare un po' in quella che è la logica ehm, eh, che dobbiamo adottare, che dobbiamo adott metabolizzare per questo lavoro di analisi e di formulazione del progetto ma che fornisce importanti strumenti anche per quanto riguarda la gestione del progetto quindi in fase di implementazione pensiamo proprio a tutto il sistema degli indicatori eh, utili per il sistema di monitoraggio e di controllo della qualità del progetto eccetera quindi su questo solo un, un invito a, ad approfondire eh, brevemente il partenariato abbiamo già visto insomma molte di queste cose quindi sorvolo eh, solo per dire appunto mh, eh, abbiamo già parlato di tutti questi punti analizzando le call for proposal. Solo per mettervi in evidenza l'ultimo punto, cioè quello delle diverse tipologie. C'è cioè il coordinatore capofile, ne abbiamo parlato, è colui che è responsabile, che rappresenta tutto il consorzio, tutti i partner dinanzi alla commissione, quindi è quello che assume la responsabilità contrattuale in nome e per conto del partenariato tutto. Eh, ed è quello che fa il grant agreement, lo negozia, eccetera. Eh, poi ci sono i partner che realizzano proprio le diverse attività e abbiamo già parlato del contributo di ciascuno e quindi anche del relativo contributo a titolo di sovvenzione e del cofinanziamento che devono ognuno contribuire a dare, il partner associato che abbiamo detto che partecipa magari può essere strategico coinvolgere un partner piuttosto che un altro per motivi appunto di Opportunità, strategicità, ma non riceve quote di budget. E il subcontractor l'abbiamo già detto, bisogna sempre vericare, verificare nei documenti del programma o, o nella FISH se ci sono specifiche previsioni, ma normalmente sono eh, ammissibili. Comunque nella call for proposal bisogna sempre verificare eventuali disposizioni eh, specifiche su questo. Il capofila l'abbiamo già detto e quindi ehm, andrei avanti. Solo questo anche del grant agreement, diciamo che appunto si compone appunto di una parte iniziale che sono le condizioni speciali, che poi in realtà queste parti sono un po' uno standard europeo, che viene però riempito con le clausole che, ha, che si applicano al. Al caso di specie, al programma specifico e alla call specifica, poi c'è la descrizione dell'azione che appunto è l'allegato tecnico che è quello che noi carichiamo in fase di proposta progettuale di candidatura della nostra proposta progettuale. Poi ci sono le condizioni generali, anche quelle, è uno standard che definisce la parte degli obblighi delle, delle parti, gli aspetti legali, eventuali risoluzioni dei conflitti, norme sul trattamento dei dati, eccetera. Ma ripeto, sono uno standard. E poi le disposizioni finanziarie che comprendono appunto il budget perché in fase di application, quindi di candidatura, avremo fornito in maniera solo aggregata, macro, per, me, per categorie di spesa, che invece in fase di preparazione del grant agreement, come abbiamo detto, dobbiamo dettagliare e vi faccio vedere a breve un esempio di come trovare un partner, allora l'abbiamo accennato prima, sulla banca dati presente in ciascun, sul portale eh, dei, dei tender delle opportunità europee che abbiamo visto eh, e questo è importante eh, sulla lista sul, sulla, sulla ancora più importante lista di progetti già approvati e vi avevo già segnalato il vantaggio per, uh, per il coinvolgimento di questi uh, Eventuali partner che abbiano già avuto finanziamenti precedenti, tra l'altro può essere anche ragionevole, soprattutto se noi non siamo ben strutturati, non siamo, magari siamo le prime armi. Ovviamente, reitero e vi rilancio un suggerimento che aveva già dato. Eh, Claudia, negli appuntamenti precedenti, la raccomandazione è quello magari di partecipare come partner e di unirvi a un partenariato in fase di costituzione e quindi con un capofila che abbia già esperienza, in maniera tale che nel frattempo voi facciate l'esperienza necessaria perché magari per la prossima call siate voi a essere il capofila, per esempio. Ecco, queste sono schermate che però forse non si vedono bene eh, della portale. Eh, io provo a condividere magari lo schermo ehm, perché vi volevo proprio segnalare come qui ehm um... Vabbè, ma magari ci andiamo direttamente, questi sono degli esempi, ci andrei direttamente, l'application form eh, l'abbiamo vista, ehm, allora mi prendo solo un minuto per, per um, finire l'accenno alla parte economica, quindi agli aspetti di, di budget e poi cerchiamo di navigare due minuti sul portale per farvelo vedere dal vivo. Ehm, alcuni principi generali, ovviamente quello del cofinanziamento ne abbiamo parlato abbondantemente, quello della regola de che non ci può essere il doppio finanziamento. Ovviamente, e vedete come in fase di application c'è una sezione in cui vi chiedono proprio di dichiarare le eventuali sovvenzioni che abbiate ricevuto per qualunque tipo di azione, proprio perché la Commissione si deve sincerare che quella specificazione non sia finanziata più volte. E la regola del no profit l'abbiamo già accennato perché beh, è tipica proprio per la sovvenzione, quindi per, per, data la finalità istituzionale appunto delle call for proposal e quindi eh, l'accenna al fatto che se un determinato progetto dovesse generare delle entrate, quindi creare dei Profitto, devono, questi devono essere dichiarati e dedotti, eh, decurtati dalla sovvenzione che, che la Commissione dà e poi i costi elegibili, intendendo per costi elegibili appunto intanto quelli sostenuti nel periodo contrattuale, non prima e non dopo, quelli strettamente necessari e indispensabili per la realizzazione dell'azione che quindi siano previsti uh, nel progetto che siano identificabili verificabili, accertabili debitamente supportati da uh, documenti giustificativi ragionevoli e giustificati um, e poi appunto le diverse categorie di spese che sono appunto quelle che avevamo accenato, già la fish di uh, abbia la call che avevamo visto prima declinava, i costi di personale, le spese di viaggio che qui accennavamo al misto cioè al sistema di

al rimborso, diciamo, alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, ma anche delle subsistence allowances come importi forfettari e quindi con questa facilitazione. E questi però ne abbiamo già parlato del budget. Ecco, questo è eh, uno schema di budget che peraltro trovate unitamente ad altri materiali su Moodle. Eh, questo è quello che vi viene chiesto in fase di, ehm, di, di produrre, in fase di candidatura per quanto riguarda quella call for proposal del programma Just che abbiamo analizzato. Quindi, come vedete, è a livello aggregato per categorie di costo. Qui bisogna dire tutto il costo del personale a quanto ammonta, le eventuali spese di mobilità a quanto, eventuali acquisti, eccetera, dichiarare tutti i ehm, costi diretti dell'azione ma a livello aggregato, poi calcolare il 7% e invece in fase di negoziazione, poi in realtà la commissione fornisce ehm, dei budget, delle griglie, dei fogli di lavoro molto più dettagliati in cui si deve mettere rappresentare appunto il costo dettagliato affinché la commissione possa valutarne la congruità e valutare eventualmente se non ritenere di uh, ridurne l'importo e questo va fatto per ogni work package cioè per ogni componente del progetto e però eh, rappresentando i costi eh, di ciascun eh, partner eh, materiali utili allora ve l'avevo già accennato, troverete su Moodle il project cycle management tradotto al Formez credo nel lontano 2002 che è appunto questo m, strumento metodologico eh, prezioso eh, in uso m, nel sistema delle Nazioni Unite e della Commissione Europea già dagli anni 90 che è proprio uno strumento per migliorare l'efficacia e il concepimento la concezione del, dei progetti e la gestione dei progetti affinché siano sempre di maggiore qualità. Eh, trovate anche il manuale del funzionamento mh, del portale You Funding e Tender, quindi proprio dove trovate tutte le informazioni e un passaggio, come dire, un prendervi per mano step by step e trovate tutte le informazioni su come effettuare la registrazione e utilizzare il portale e poi a titolo di esempio ovviamente perché c'è chi di voi può essere interessato a un tema piuttosto che a un altro quindi solo come esempio vi abbiamo di Horizon Europe fornito il programma di lavoro per il 2021 è un esempio di template di formato per l'application form così che ovviamente è molto più complicato Horizon Europe è un programmone come già vi ha rappresentato Claudia di una, mh, molto ambizioso ma anche molto complesso e articolato quindi e sapete che l'Apre il punto di contatto nazionale Pero... se volete vedere un po' di format eh, europei potrebbe essere utile così come per Erasmus Plus vi abbiamo fornito sia la guida al programma questo perché solo di questi programmi al momento erano disponibili ma di solito ciascun programma tematico ha una sua guida al programma che aiuta la comprensione del programma, dei suoi obiettivi delle sue attività e del suo sistema di funzionamento e poi il programma di lavoro del 2021 e del programma Just, il programma di lavoro che in questo caso è biennale, 21-22 quindi coloro che fossero detti. I lavori del settore giudiziario fossero interessati. Sappiate che il programma di lavoro già stabilisce per quest'anno e per il prossimo come verranno lanciate le call for proposal, su quali temi, eccetera, eccetera. È un esempio di schema di budget. In ultimo vi segnalo, sempre per coloro che fossero interessati a Horizon, che è prevista una giornata di formazione in Apre, che è il punto di contatto nazionale, e che tutte queste informazioni le trovate sempre sul uh, sito Europa.formez.it dove trovate tutti gli aggiornamenti, sia in ordine ai programmi comunitari, uh, che, che appunto Claudia preziosamente eh, aggiorna quasi in tempo reale, con tutti i bandi e quant'altro, ma anche eventuali aggiornamenti in merito a giornate informative sui programmi o altri eventi. Mancano due io proverei a far vedere se Claudia intanto vuole aggiungere qualche cosa, eh, non so, Claudia. Io intanto provo a condividere. Lo... No, Raffaella, ah, hai detto abbastanza tutto. Vogliamo provare ah, a rispondere sì, a qualche sì, domanda. Volevo anche far vedere solamente rapidamente il, il, il portale, che la sezione, non so se la vedete, vi chiedo una conferma vocale, Claudia, perché non vedo la chat. Vi volevo segnalare intanto questa sezione project result. Ok, sì, dove è possibile selezionare il periodo di programmazione, quindi in questo caso 14-20 perché questo programma è, è appunto è stato e per esempio potremmo selezionare il programma e qui ci fa vedere tutti i progetti che sono stati finanziati, poi vi segnalo come cercare questa sezione qui, search funding e tender, A search funding, qui si trovano tutte le call for proposal, potete selezionare, intanto ovviamente deflaggate i tender perché abbiamo chiarito che noi non ci rivolgiamo ai tender, che sono commerciali, ma solo ai grant, quindi alle sovvenzioni e qui li potete selezionare per stato, quindi quelli attualmente aperti oppure quelli di prossimo lancio. Eh, potete selezionare per periodo di programmazione, eh, 14-20 o 21-27, oppure potete selezionare per specifico programma. Quindi coloro che fossero interessati al programma LIFE possono selezionare per specifico programma e vi anticipo che ancora non c'è nulla su LIFE. Ehm, questa è la sezione del login dove vi dovete registrare. In alto a destra, non so se vedete da qui che bisogna partire, si crea un account, e questo è il primo step che vi diceva Claudia di registrazione alla piattaforma. Vi registrate, ora non possiamo andare avanti, ma insomma, eh, molto rapidamente, solo per dirvi anche che quando andate, per esempio, su questo solo vi volevo precisare: per esempio, se andate su un. Um, per esempio, andiamo sul programma quello mh, Justice. La cosa mh, importante eh, okay, è che su ogni mh, call c'è la sezione. Che è successo? Perché non lo prende? Comunque c'è una sezione. Eh, mh, ok. Ok. Per esempio questo era quello che vedevamo, no? questa era la fiche che abbiamo letto rapidamente insieme e vi segnalo questa sezione come cercare il partner. Qui voi potete, una volta che siete registrati, potete o richiedere voi, presentare la vostra se voi stessi richiedere eh, una partnership, o vedere, come vedete su quella call che abbiamo esaminato insieme, ci sono aperte 27 richieste di partnership, quindi potete addirittura una dell'Università degli Studi di Palermo, potete cliccare su ciascuna di esse. E, e avete come dire dei validi strumenti per conoscere nuovi partner potete selezionarli per requisiti per area geografica eccetera eccetera uh, interrompo la condivisione eccomi Claudia se vogliamo rispondere a qualche domanda velocemente non lo so dimmi tu Eh sì, perché mh, vabbè, una cosa, la, forse questa la posso rispondere io perché so la questione, cosa ne pensate del bando pubblicato dal Comune di Roma per la ricerca di privati da inserire in una short list di partner per la presentazione dei progetti finanziati dalla UE? In realtà io ho fatto parte di una formazione al Comune di Roma proprio su questo tema, eh, dove praticamente esiste per le pubbliche amministrazioni un obbligo di pubblicare il bando anche solo per la selezione dei partner, perché altrimenti i privati potrebbero dire, perché in quel partenariato avete scelto uno piuttosto che un altro. Quindi attraverso la pubblicazione del bando viene creata questa short list. Quindi, sì, se siete interessati a collaborare con il Comune di Roma per qualche progetto, iscrivetevi nella shortlist, è un obbligo che loro hanno di poter. Uh, perché, per poter selezionare i partner devono per forza andare a pescare da questa lista. Quindi è tutto normale, non è solo il Comune di Roma che lo fa, lo fanno anche altri enti pubblici. Questo invece lascerei rispondere a te, Raffaella. Fra i costi potrebbe rientrare anche un project manager, solo così l'ente locale potrebbe risolvere sì, il sì, problema. Sì, assolutamente. Per... La, Malità, assolutamente, nel senso che il, i costi si riferiscono al personale dipendente, ma anche al personale eventualmente da eh, coinvolgere da, per, per quello specifico progetto. Quindi non so, sì, anche le collaborazioni per intenderci, quindi se uno non ha al proprio interno la professionalità specifica eh, può. può, può Preparare un, una cioè è ammesso il costo anche per figure impegnate con contratti di eh, collaborazione. Spero, insomma, che di, avere, di essere riuscita a fornirvi informazioni utili e non troppo confuse. Eh, vedevo Claudia una domanda sugli attestati. Dicevano: Immaginiamo di riceverli via mail? No. In realtà precisiamo che l'attestato è fatto compilata con l'anagrafica che vi diceva Claudia, e credono che non vadano fatti altri passaggi. Una volta dato il tempo a noi, a, a, chiusura, a chiusura percorso, di attestare le vostre presenze eh, e quindi di elaborare un po' di dati, dopodiché eh, dovreste. Dovre noi attestiamo alla vostra presenza e voi lo potrete scaricare direttamente, Claudia, correggimi se sbaglio, eh, direttamente dal sito su EventiPA attraverso cui, giusto? Uh, guarda, devo dirti la verità: questa cosa mh, penso che sia così, ma la dobbiamo un attimo verificare. Non so se per caso Fabio lo sa, ha già capito come funziona e ce lo può dire, altrimenti poi vi manderemo comunque una comunicazione. Sì, sì ovviamente, lo comunque nel forum in sulla piattaforma, piattaforma riceverete tutte le informazioni, ma credo che possano scaricarlo sì, online no. direttamente da eventi PA. Ma vi daremo conferma appunto sul, sul forum. E con quattro minuti di ritardo, uh, di cui ci scusiamo. Mh, se Claudia non hai altro da aggiungere. No, oh, io volevo, volevo solo salutare tutti, ringraziarvi per aver partecipato numerosi a queste MOOC. Speriamo che vi siano piaciuti, io voglio cogliere sempre l'occasione per ringraziare nuovamente tutto il nostro staff che è stato impegnato, che ha lavorato tantissimo. Per la riuscita di questo webinar, vedo che fanno i complimenti a Raffaella. Mi associo ai complimenti, io conosco Raffaella da molti anni e vi assicuro che i progetti seguiti, le, le proposte di progetto presentate eh, da Raffaella, per il 90% hanno sempre avuto esito eh, positivo. E quando non lo hanno avuto positivo, non era colpa di Raffaella, ma perché c'era evidentemente qualche problema. O nella, nella costituzione del partenariato altro. Uh, sì, Raffaele è stata molto chiara, molto esaustiva. Uh, continuate a seguirci nelle attività. Speriamo di potervi offrire anche questo percorso per uh, diciamo, le competenze digitali che dovrebbe essere interessante. Sono un'occasione di formazione gratuita che la, che la Regione Siciliana sta offrendo ai cittadini. Quindi vi consiglio di partecipare perché veramente è un po' una situazione quasi unica in Italia. Che con diciamo, dei soldi della... destinati all'informazione e alla comunicazione in realtà siano stati poi utilizzati per formare cittadini e, e, e dipendenti di enti pubblici. Quindi, eh, siamo grati alla Regione eh, Siciliana per aver avuto questa intuizione. Claudia, ho rimesso la tua slide eh, niente, con i prossimi volevo appuntamenti. Salutare, devo chiedere due secondi a tutto il nostro staff di, eh, di accendere il video, così li salutiamo tutti, così abbiamo anche l'occasione eh, anche per loro di salutare voi. Quindi Marta, Giorgia, Fabio, se cortesemente apparite in video e così salutiamo tutti i nostri partecipanti. Ecco le belle faccine sorridenti Grazie. del nostro staff, come potete vedere. Perché questo è stato anche il piacere di lavorare con uno staff simpatico, competente e allegro. Ecco anche il nostro Fabio che ci coordina. Le, e le, ci quote, calma, azzurre. le geneto, quote azzurre, abbiamo anche noi le quote azzurre. L'abbiamo grazie a tutti i partecipanti. Eh, ci vediamo prossimamente grazie per altre tutti. iniziative. Grazie. Eh, se tutti. potete, Ciao. vi aspettiamo l'11 maggio con le lezioni Europa. Grazie Ad a tutti. A tutti.